si dice? Ovvio, me li faccio tutti chiatti io i personaggi del videogioco. Non mi ricordo manco più come si fanno le cose. Aspetta, qui c'erano i console. Questa è la barca. Carico. Poi non mi ricordo più un cacchio. Gioco. Oh. Infatti non mi ricordo più dove si vedevano le quest. Ciao a tutti, ragazzi. Ah, non so se a te ti sentono, nonno. Non credo perché stiamo ancora in waiting room, sono solo me. Ah, ci sono le navi da andare. Eh no, vuoi fare tu, tutto tu, nonno? Ti seguo. Cazzone, io non mi ricordo più una sega qui. Allora, qui ci sono i contratti, gli incarichi, devo prendere i contratti che solo è questa. Dai, andiamo live, dai, ci sei? Non so dove cazzo sei finito tu, però. Ammazza, però, ce n'è di gente. Buonasera, ragazzi. Mi Sera, sentite? sera, ben arrivati, grazie a tutti. Io oggi purtroppo sto in modalità blind, non riesco a leggere i commenti. Se non vi legge, insultate il nonno. Insulta il nonno sarebbe il ragazzo, questo con la voce Ehi, sexy. ragazzo, sì, ragazzo che sta qui a giocare a sta roba. Gioco chiamato Pirati Fallimentari, però che stranamente sono pirati fallimentari divertenti, Skull and Bone. Skull Skull and and Bone. Bone. Comunque sì, siamo qua aspettando che Treccia Bionda qui davanti a me decida di scegliere l'attività da E fare. come si fa? Non mi ricordo manco più un cacchio. Vabbè, prima di tutto premi Y, non c'è scritto visualizza, poi Ma non c'ho niente. telefonino. Nessun altro contratto disponibile, mi dice. Beh, io non so tu che cosa devi fare a livello, diciamo, di storia. Se vuoi fare qualche livello di storia. Dovrei. Comunque, Ecco. siamo qui, abbiamo deciso di portare il Bone Skull and Bones, gioco stranamente odiato da tutti, dico Ma giocato stranamente, da perché tutti come sempre, quindi. è giocato da tutti, per questo dico stranamente, perché è un gioco che è stato parecchio, era praticamente già condannato fin dalla sua nascita. C'erano delle Sì. ovvie ragioni, perché insomma, sempre rimandato, sempre tutto, però. Ricordiamo che solo Ubisoft fa i giochi brutti. Gli Se altri non solo le fanno Ubisoft gli fa i. errori, le altre aziende non ne fanno errori. No. Stranamente, infatti, parlavamo proprio di questo col buon Giuseppe, gli dicevo, anche su Telegram, che stranamente questi giochi Ubisoft, i live service, sono sempre in vita questi giochi qua che fanno. Cioè, partono sempre con questo scetticismo di fondo, ma poi la gente li gioca. Li gioca. Affonda le Cioè, navi da guerra pensate. francesi, ecco, ho trovato cosa fare. Però devo Ok. aggiustare la mia nave intanto, come l'aggiusto, fammi Aggiusta prima ricordare. la nave perché In tutto altrimenti questo si. stavo usando Skull and Bones, ma non lo tocco da 2 mesi. L'ho giocato un botto all'inizio e poi l'ho abbandonato a se stesso. No, io l'ho proseguito un po' per conto mio, perché comunque a me piacciono molto i pirati, questo lo dico tranquillamente.
Anche a livello sia storia, a livello di videogiochi che a livello storico. Mi piacciono tanto e quindi, dato che purtroppo di giochi di pirati non ce ne sono tantissimi, odiernamente, a parte Sea of Thieves, mi sono buttato in questa avventura che comunque penso sia, diciamo, un ottimo gioco di pirati. Che poi questi sono pirati. Ah, se già. Ah, ok, stai facendo la barca, sto vedendo. Stai aggiustando. A proposito, un po' le armi sono al massimo. Protezione. Non posso fare nessuna protezione aggiuntiva. No, perché non l'hai sbloccata, penso. Cioè, quindi sei ancora con la nave iniziale, tu. Eh sì. Ah, ok, ok, c'è tutto bene. Quindi, vabbè, comunque, io invece sono già con una bella navetta che vedrai, perché comunque sono andato avanti, ho continuato. Sto già progettando di fare la prossima nave, quindi... Voi ragazzi, che dite? Che state combinando? State giocando Skull and Bones? Lo state guardando perché... siete curiosi di capire se è ancora in vita? Se è brutto, come dicono, se... o per deriderci e dire a me di sti coglioni che giocano a giochi brutti, per deridere i nostri gusti. Mai, insomma, mai detto, insomma, di essere io un sommelier, però... come... Ah, grazie a Zetta che ci ha detto culo. bravo, sempre una persona molto sul pezzo, Zetta. Beh, imbarchiamoci, direi, fa salpo, scusa. Tanto imbarchiamoci, perché insomma, tanto ci arriviamo, ci imbarchiamo. Allora io salpo. Non mi ricordo manco più come si guida. Ma non c'era tipo il cambio della telecamera? Sì. Il cambio della telecamera sono due cosine. Sono, diciamo, i due tasti direzionali. Uno su ti porta sulla... come cacchio si chiama? Vabbè, sulla torre. L'altro invece giù ti porta in prima persona a farti guidare la tua nave con i tuoi occhietti. Poi come si camminava non mi ricordo più, con... premi A. Così avvii la prima vela. Ah, la vela, ok, che mi sto ricordando. Sì, naturalmente ci sono tre livelli di vela, ricordati. Il livello, diciamo, quello verde, e quando tu raggiungi, diciamo, la velocità massima della nave, però consuma energia. E questo è il fatto. È un po' come Black Flag, solo un po' più, diciamo, approfondito sotto certi punti di vista. Più approfondito. La cosa carina è che una cosa c'è da dire, che ho capito che questi pirati non sono ambientati nei Caraibi, ma bensì nelle coste africane. Cosa sapevi sta cosa? Sì, sì. Madagascar, quindi. È una cosa che mi ha stupito, perché di solito la gente va sempre, diciamo, a colpo sicuro, Caraibi, cose, tutto, invece sono andati da tutt'altra parte. Forse per mettere le multietnie. È probabile, avrebbe... No, cioè, oddio, pure nei Caraibi avrebbe un po' senso, contando, insomma, che alla fine lì c'era tutta una situazione un po' particolare, anche parlando della schiavitù, perché purtroppo di quella pagina nera della storia bisogna tenere conto. Però sì, avrebbe senso. Anche se alla fine, insomma... Ma dove dobbiamo andare? Io non lo so, come faccio a trovare... Vabbè, vedi la mappa, non so che missione hai scelto, io ti sto seguendo a ruota. Affondare la nave nemica, dove cazzo si affonda la nave nemica? E qua, cosa è questo? Aspetta che stai andando a sbattere! Vai a palizzata. Che mi vedi adesso? Ti ho rubato bene, la super. Caccia. Ti ho rubato la caccia. Grazie. Ma come cazzo faccio a costruire la nave? Altra nave? Cacchio, ti rubi. Scusa. Ma io mi ricordo. Ma cerchiamo di essere civili, ecco. Ma dove stanno le robe di questo? Ho capito. Le quest.
quest di solito. Ah, forse la... è questa, eccola, eccola. Siamo proprio fuori strada. Qual è? Questa qua accanto da dove siamo partiti, in poche parole. Aspetta, come che... si mette il segnalino? Contrassegna qua. Ecco. Ah, finalmente. C'è il riferimento. Okay, allora dobbiamo ritornare indietro praticamente. Sì. Cioè, però niente, abbiamo fatto tutta sta strada con le navi belle fiche, tutte quante pronte. Comunque. Comunque c'è da dire che questo gioco secondo me non è malvagio. Comunque parlando personalmente non lo trovo malvagio. Io lo sto trovando. No, è bello. Cioè, mi dispiace solamente. Ciao Michael, buonasera. Buonasera, giochiamo ai pirati fallimentari questa sera. Io li chiamo simpaticamente così. Vabbè, insomma, sto gioco era stato, diciamo, preso un po' così. Poi magari ci facciamo una partita a Riders Republic se ce l'hai installato. No, me l'hai detto. Cioè, non mi dici la prossima volta, la prossima volta. Noi diventiamo gli Ubisoft Brothers, siete. Mi dice di ritornare, di sbarcare per la quest. Io non ho capito che devo come fare. Di sbarcare? Ma mi hai fatto partire. Cioè, mi hai fatto partire. Volevo vedere tutta la mia nave fica, bella fatta, tutta con bei colori. E tu mi hai fatto. Mi fai sbarcare col mio pirata sfigato. Ma che. Non lo so, secondo te dov'è? In mezzo al mare. Allora, le navi sono in mezzo al mare. Io sono sicuro. Di questo sono sicuro. Di questo sono sicuro. La missione che io ho attiva è: affonda le navi di guerra francese che ostacolano il commercio a Saint-Anne. Affonda la nave, sfondamento della compagnia francese. Quindi devo salpare probabilmente. E riproviamo a salpare. Ma porca miseria. Ma qual è la nave, scusa, da ammazzare? Ma io che ne so, sei tu che l'hai presa la missione. Se lo chiedi a me. Tu che cacchio ne so. Aspetta, ora vedo se ce l'ho magari pure io nel... Di solito te lo dice subito qua. Aspetta un attimo che ho sbagliato. Diario, dove sta? Scusa. Battiferro, allora, vediamo dov'è. Traccia. Allora, fa vedere, vediamo se riesco a trovarlo. Abbassa. Oh, ho trovato. Dai. Allora, vediamo un po'. Dov'è? Aspetta. Non si può driftare con la nave. Ma forse dobbiamo spaccare. Aspetta un attimo. No. Forse. Ma come si frena qua? Non mi ricordo più. Come si frenava? Premi B. Oddio, è andato a sbattere brutto. No, così sbarca con B. Adesso mi spiego perché praticamente è ripartito con la nave tutta mezza scacciata. Ma che sei? Hai capito dov'è la. Io sto cercando di capire dove sta questa. Allora, aspetta che mi leggo il diario. Dunque, affonda le navi davvero. Ecco, allora dovremmo saccheggiare un luogo della compagnia francese. Quindi dovremmo trovare, vediamo, allora. Qual è il luogo della compagnia francese? Perché qua si saccheggia, cioè, insomma, si fanno le cose come si deve, come i pirati comanda. Allora, Porte Louise, avamposto. Aiuto! Che ha fatto? Oh, sta camminando da solo con la neve, con la vela spenta la nave. No, a proposito, il buon Michael, mi dimenticavo di questo, sta proseguendo, se non lo sapete, il buon Michael, oltre ad essere il nostro caro collaboratore, è anche uno sviluppatore, sta facendo un suo videogioco e sta facendo adesso il manuale del videogioco, praticamente. Infatti ci stava dicendo, sto odiando fare il manuale per la demo, perché sta per lanciare una demo del suo gioco, che è un... scusa Michael se dirò una cosa stupida, perché io una memoria orribile, è un horror, mettiamola così, un horror. Ma che non prendi... voglio sbarcare qua, vabbè, mi arrendo. Vabbè. Hai una capacità, guarda, di far incazzare il Poseidone in persona per quanto vai a zigzag.
Ma guarda, leggiti bene la quest. Dovremmo andare a saccheggiare un avamposto francese. Quindi in teoria dovremmo trovare un francese e rompergli un po' il culo. Eccolo là, io l'ho trovato, eh. No, aspetta, fammi venire con te. Io ti aspetto, che problema c'è? Tanto quello da te ti vedo. A me, io sto qua, con la nave. Guarda, mi faccio pure il giro giro torno con la nave, ti aspetto, eh. Si vede pure la tua nave, oh. Sì, sì. Qui a fare il giro giro tondo, passare il tempo mentre aspetto che tu parti. Comunque te l'ho messa, il segnalino blu. Ma ci sono, vai vai, quindi di qua. Sì. Comunque tu dovresti fare qualche missioncina principale, perché anche in quel caso ti dà un po', anche ti dà, a proposito ti sblocca delle cose, eh? Falla, altrimenti ti rimani con sta nave, eh? non vai avanti. Ma il problema è che non so dove sono le quest principali. Come non lo sai? Tu devi andare, devi aprire il diario e ti dice... Ma io infatti l'avevo capito ben bene sto gioco, l'altra volta mi ero proprio infloppato e ho detto vabbè, stacco per quel motivo, perché mi ero andato proprio sotto e mi stavo divertendo. Sì, è tremendo, guarda. È tipo quei giochi coreani, free to play o MMO coreani, uguale. Sì. Cominci a fare le risorse, fai 40 risorse, fai 40 tot quelli. Sì. Vabbè, come ogni classico, ma cioè, da questo punto di vista i coreani fanno meglio, eh. Cioè, secondo me se si mettessero... Cioè, ma mi pare che Genshin Impact se è coreano, giusto? No? No, quello è cinese, mi sa. Cinese? Pensavo che fosse coreano, eh. Sempre pensato... Poi non lo so. Vabbè, adesso tu devi andare... Do cazzo vai. Do cazzo vai, devi... A quanto ho capito bisogna saccheggiare. Come si faceva? Non mi ricordo più. C'è un tastino che dice saccheggia. Però questa è una tristezza, potevano fare che scendevi fisicamente. Sì, questa è una cosa che mi rode un po' anche a me. Non ho capito perché non hanno voluto fare il combattimento con le spade. È una cosa strana, perché cioè in teoria potevano prendere direttamente da Black Flag. Sì, pure quello schifoso, l'avrei accettato il gameplay schifoso di... Allora, io penso se il gioco sopravvive, ecco, potrebbero aggiungerlo più avanti. Se il gioco sopravvive. Oh, mo spacchiamo un po' i culi. Le navi, cioè, stanno tranquille per i cazzi loro. Dopo il saccheggio si svegliano. Come si sparava con i grilletti? Non mi ricordo più. Sì, grilletto. Vai, spacchiamo un po' di navi. Probabilmente ci vuole tempo. Guarda sti francesi come se gli girano le palle. No, torna nella zona. Fammi tornare nella zona. Nave di cazzo, vento di... Michael, tu l'hai mai giocato Skull and Bones? Cioè, hai mai avuto un'opinione anche se non ti piace? Tanto si sa, a Ubisoft si può dire tutto, non si offende. Sì. A Bethesda no, ma sì, a offendere Bethesda no, non gli si fa le stesse schifezze di Ubisoft. Sì. Bethesda vuoi a toccarla, ma Ubisoft tanto ormai ci ha abituato. Ah no, Bethesda ora che è sotto Microsoft si può toccare, prima era intoccabile. Ah, è vero, è vero. Probabile, la mia nave è già crepata male, quindi... Prego, esplodi. Curati. Come si cura? Usa il tasto sinistro. Il tasto direzionale sinistra. Ti preoccupare, ti vendicherò io. Fine del viaggio. Nave affondata. Vabbè, c'ho i soldi.
Allora, dice Michael, ero indifferente, mi piace Assassin's Creed, insomma, Black Flag mi piace. Black Flag, sì. Cioè, Black Flag è stato, diciamo, un bel titolo. Cioè, io non lo reputo un buon Assassin's Creed perché a livello di storia non c'ha niente a che fare con Assassin's Creed, a mio avviso. Però quello era un altro gioco, probabilmente, che Ubisoft doveva cambiare l'IP. Sì. E poi sto accanimento con le IP, vaffanculo voi che comprate le IP, vaffanculo. Cioè, Assassin's Creed alla fine Prince of Persia, gli hanno cambiato il nome, gli è andata bene. Però ormai il pubblico è così incancrenito che se gli cambia il nome dell'IP si spaventa. Non te lo compra il gioco. Sì. Io ti aspetto, intanto spacco un po' cu di culi. Ah, sei qua, ecco. Alla 74 The Room praticamente. Ah, la 74 ce le aveva delle buone cose, dai. La manteneva ancora un po' qualcosa di sé. Scusa, stavo sparando a sto tizio pensando che fosse. Sì, ma non mi venire addosso però. Cioè... Ma tanto non c'è il PvP aperto. No, no, no. La cosa comoda è che possiamo scegliere. Ecco. Io sì, però io sto già. È già crepando. E proiettico, come faccio? Non mi ricordo più come si. Ah, ok, la barretta, vedi se carica. È come. Come Black Flag che non ho mai giocato. Basta questo Black Flag. In poche parole ti sto dicendo di giocati Black Flag. Sì, tutti mi dicono. Il Black Flag è il 4, giusto? Sì. Quarto, io che neanche per me. Infatti, tutti mi dicono. Sì. Tutti mi dicono, infatti, di giocare il 3 e il 4. Sì. Se non mi sono piaciuti l'1 e il 2. E vabbè, lo sai qual è. Piaciuto. Comunque sì, Michael, adesso ho capito, sì, la storia di Silent Hill 4 è un po' particolare, in effetti. che doveva essere Silent Hill, poi un'altra cosa. No, a me manca quello là, devo dire la verità. Sì. Lo devo... Cioè, l'ho giochicchiato, me lo prestarono, ma non mi annoiò e l'ho abbandonato. Sì, all'epoca, quando eravamo così sommersi di giochi pirata, eccetera, che... Veramente i giochi che sono sopravvissuti alla prova del tempo sono giochi validi. Cioè, noi veramente all'epoca ci schifavamo per poco. Ora The Room sarebbero tutti felici, esultanti a parlarne bene. Invece noi veramente le cazzate ci incazzavamo. Che schifo di gioco, vaffanculo, non ce lo gioco più. Ma vabbè, sai, The Room... Il problema sai qual è? Che purtroppo The Room è uscito dopo il 2. Dopo il 2 non ci poteva più essere nulla. Capito qual è il problema? Il 3 comunque non era male. Sì, era ancora buono. Però era sì, come già il 3, nonostante che era buono, non potevo competere col 2. No, ma dopo il 2 come cazzo. Ma infatti ora che fanno il remake del 2 sono pazzi, poveri Blooper Team. Mamma mia, li stanno buttando nella fossa dei leoni. Terribile. Mm-hmm. E se cannano di brutto, perché quello è un mostro sacro, non lo puoi toccare. Poi per carità, qualcosa di The Medium ce la potrebbero fare, ma no, non lo so. Ma infatti io ho sempre pensato, ma fategli fare il remake dell'1, tanto l'1 non se ne ricorda nessuno, non è mai stato fatto un remake, fai il remake dell'1. Vabbè, diciamo che Shattered Memories possiamo considerare un reboot remake, oh? No, cioè era tutta un'altra cosa, Shattered Memories, cioè... Però cioè, era non... del primo, era un... cioè la storia del primo era. No, cioè era tutta una cosa a parallela, psicologica, era tutta un'altra cosa, Shattered Memories. Prendeva dal primo, sì, assolutamente sì, però cambiava tanto le carte in tavola, perché poi era tutta una cosa sperimentativa, ti ricordi, no? Che poi giocava anche molto con, sì, quello che ti chiamavano al telefono, eccetera. Avevamo fatto sta missione, la trama di legno, birra, che serve la birra?
Niente, aiuto lavorato, quindi... aspetta, che serviva? Per fare le navi, altre cosine. Lingotto di ghisa, boh, ne prendo due. Prendi, prendi, oh. Prendi, che tutta roba utile. No, visto che ce li ho i soldi, compro qualcosa. Spero che li possa andare a farmare fuori, però. Konami voleva tentare lo stesso successo di Resident Evil 2 Remake. Sì. Ma, cioè, l'hanno fatto internamente, capito? Non è che, penso, almeno credo, non l'hanno dato a qualcuno esterno. Il fatto è che Konami non c'ha ne più nemmanco uno dei membri del Team Silent. Se ne saranno tutti andati chissà dove. Sì, sono tutti sparsi quella. Ecco, Michael dice Shattered Memories. Che poi molti del Team Silent erano già quelli di Tombi, se non erro. Non mi ricordo com'era la storia. Boh, non lo so nemmeno io. C'erano un po' sparsi tra Tombi, ora Slithered. Che poi Slithered che cazzi fine ha fatto? Boh. No, aspetta, non è possibile Tombi perché Tombi di PlayStation 1. L'ultimo gioco loro è stato Silent Hill. Sì, 4. Sì, no, sto dicendo una cazzata. Perché poi quello hanno Slithered, sono in teoria piano piano Toyama, intorno a Toyama. Però Slithered che fine ha fatto con l'altro titolo? È scomparso dei rad. C'è una grafica di merda da PS2. Non so dove si presenta. Vabbè, ma tu ormai con i giapponesi non è che ci puoi sperare più di tanto. Fai rapporto al Fabbro, andiamo al Fabbro a far rapporto. Oggi sto proprio fuso, non azzecco niente. No, il nonno mi aveva detto oggi porta il Blade. Lo so che forse avremmo fatto più views, però madonna mia. Sicuro, sì, perché più che altro domani esce sto cacchio di secondo. Anche se io ancora non capisco tutto sto interesse. Cioè, a me mi piace tanto il Blade, però è sempre stato, lo vedo sempre troppo di nicchia. Come può... cioè, è strana sta cosa. Li scrivo, magari riesce a prendere. Ah, Michael dice che vorrebbe provare a contattare. Ben accetto, provaci. Provaci se riesci. Anche sicuramente saprai l'inglese meglio di me. Io proprio. No, devi andare dal Fabbro, Fabretto e Fabrino. Sì, sì. No, stavo vedendo un po' di cose. Viene da Fabrizio, vai. Fabbro, il Fabbro. Non ci starebbe male come nome, Fabbro Fabrizio. Oh, mi perdo come... ecco, trovato. Ah, sai che cosa stanno per aggiungere? Ho visto qual è la loro intenzione. Hanno intenzione di aggiungere una specie di... a Skull and Bones. Una specie di cosa in cui tu diventi... un re dei pirati, mettiamola così, un capo pirata, ecco. Ah. Che ti crea praticamente il tuo commercio, hai i tuoi rivali che praticamente sono gli altri capi pirata, cioè in teoria le idee ce li hanno. Ma poi se cominciano a fare qualche cazzata tipo le sponsorizzate, mettono la collaborazione con... vedrai che poi attirano gente. Sì. Già se mettono tipo Monkey Island. E Double Fine gliela dai come per due spiccioli. Per quanto sia sotto Microsoft, però Double Fine i soldi fanno sempre come. E in Double Fine l'IP. Monkey Island è di Disney. Ah, Disney c'è, è vero Lucas, è vero, madonna. Hanno quindi Ron Gilbert l'ha presa da Disney l'IP, se l'è fatta prestare. Attraverso Devolver Digital, Con i soldi di Devolver Digital l'ha fatto da publisher, eh? Una cosa... cioè, è stato un evento epocale quello, eh? Poi vabbè, a me mi ha deluso sotto certi punti di vista, ma questa è un'altra storia. Ok, io devo fare un'altra quest. Allora, come cacchio si impostava? Allora, le quest tu devi prendere... vedi, qua c'è, consegna la mazzetta al popolo del mare per avere i nemici scurlo, consegna casse ed armi. Forse è questa? Eh sì.
Tu la quelle gialle sono quelle di storia. Quelle gialle sono di storia. Ah, intendeva quelli di Spirit Head. Va bene, d'accordo, vai. Perché no? Sì. Provaci. Come no? Come no? Vaffanculo. Aspetta. Ma perché la mia nave... Ah, quella è rossa, vuol dire che mi attacco al cacchio. Vedi dove c'è il cosino giallo? Dobbiamo andare là. Capito? Uh-huh. Ammazza quante... Madonna, ma giocatori ce ne sono qui, eh? Incredibile. Ma sai qual è il fatto? Magari forse anche c'è gente che lo prova da Ubisoft Original. Eh sì. Ma questi che sono nemici? No, se non... No, cioè, non sei obbligato ad attaccarli se proprio ti va. Se vuoi fare una pirateria... li puoi attaccare, cioè hanno qualcosa. Si è disconnesso? Di... Come disconnesso? No, no. No, no, ci sei ancora. Tranquillo. Sei andato, ma se guardi la live, che è successo? Perché sei uscito? Io no. Ci sono. No, perché è uscito? Esci. Perché esci, mi ha aperto? Perché mi ha aperto Ubisoft Connect? Chi cazzo gliel'ha detto? Sì, vai, vai, non ti preoccupare. È successo niente. Attenzione che lì stai per andare, eh? Dove stai? Ah, eccola. No, perché vedevo, pensavo stessi andando verso la verso la tempesta, non te lo consiglio. Comunque tu prendi in giro, ma questa è la nave premium. Ma chi? La tua? Io. Ma che dici? Come non sono a premium? Pagamento gli ornamenti che ho. No, cioè, dipende, no, cioè, alcuni ornamenti li paghi. Cioè, sì, li paghi con la valuta di gioco, gli ornamenti, cioè, qualcuno... Ah, ok, beh, si possono anche comprare, quindi io praticamente la versione deluxe del gioco non serve a niente. No, sì, se hai la deluxe e ti hanno dato qualcosa è normale, certo, avrai sicuramente... Ah, qualcosa. Ah, cazzo, ho sbagliato, aspetta, fammi raccogliere il cocco. Come si fa la retromarcia? No, è fraintendibile questa cosa, sai, sì. No, il cocco volevo. Vabbè. Parcheggiamo. Vabbè, ma che ci frega? Tanto siamo in fase. Tanto questo è un gioco per adulti. Quindi infatti, dire il problema è quello: è più 18. Quindi, sti cazzi. Cioè... Aiutami a saccheggiare, che c'ho una nave di merda. Mo arrivo. Te sei corso. Ma fai proprio lo stronzo con i pirati. Fai proprio un pirata. T'aiuto una mano così parliamo anche un po'. Ma io posso comunque distruggere la torretta, sì. Sì. Però prima distruggi sta nave. Una parola. Ci penso io. Che pensi mi, come si dice a nord. Allora, Michael dice: ci sono dei rumor sul remesso Resident Evil 1 remake, ti prego no, quello zombie non voglio rivedere, soprattutto la scena del tizio che viene attaccato. Ma perché sconvolge sempre tutti sta scena? Non l'ho capita, sai? Che gioco? The Resident Evil 1. Forse se lo giochi da piccolo. Quando l'hai giocato tu, Michael? Perché l'ho giocato che ero già grandicello, il primo Resident Evil. Perché dice Michael che stanno pensando di fare un remake del primo Resident Evil. Che avrebbe ma senso, per me, ma per me no, perché sono fighissimi i due remake, quelli per GameCube. Sì, poi si possono comprare. No, lasciassero stare Resident Evil come sta, il primo 2, non toccano. Ma perché hanno così paura di fare il 5? Che hanno paura di fare i neri che vengono sparati? Brutta questa, brutta. Già all'epoca fece arrabbiare il fatto che si sparavano un sacco di neri. Cioè, ma se l'ambiente in Africa, che cacchio vuoi sparare? Un po' come sì, il Zei, cosa... che spari i cinesi. È ambientato in Cina. Ma che cacchio devi la sparare? Cosa è che all'epoca nessuno rompeva le scatole. No, ruppero le scatole. Infatti fecero anche tipo gli zombie albini.
ne misero un po' di albini. Ma era a un certo punto, capito? Ma perché non riesco a entrare qua io? Ah. Ups. Ma ma perché la gente mi viene addosso, si mette addosso e mi... Bah. Chi è sto stronzo? Io ti aspetto, sto qua. Ah, ma falli fuori, non mi aspettare. Nel senso che non mi muovo, continuo a rompere il culo. Io c'ho già la nave, è che io c'ho già la nave un po' potenziata. Ecco, una cosa altra che non mi è piaciuta. Ah, dice che gli spaventano a morte gli zombie. A me... Dipende. Vabbè, non ci giocare. Come io non gioco ad Alien Isolation perché ho paura degli alieni. Dei grigi? O di quegli alieni lì? Xenomorph e grigi. Terribili. Però li ho visti, cioè i film alien li vedo ma con una scagazza addosso. I film alien? I primi a me non erano belli. Mi inquietano un sacco. Alien vs Predator riesco a vederlo perché ci sono i Predator, mi fanno meno paura. Ma anche perché fa un po' schifo, eh. Sì, sono trash. Cioè quello che è tipo il re... Che tipo, come si chiama? Cioè la madre... La mamma alien che tipo è tipo giamaicana con i dread. Ah, tu parli del predalien. Che l'incrocio, sì, il predalien con i dread. Mamma mia, c'è quella scena bruttissima di quando va nella sala parto e non dico altro. Che schifo. Guarda, chiunque l'ha immaginata quella scena non sta bene. Hai presente quella scena, no? Sì, sì. Terribile, guarda. Ma chi gli era venuto in mente? Cioè... No, ma perché ha fatto tutto ridere, cioè, a un certo punto. Si fa ridere. Però. Talmente trash che fa ridere, cioè, fa il giro dall'essere fa paura. Io raccolgo il cocco. Non mi ricordo più come si raccoglieva il cocco. Attento. Vabbè. Che te stanno. Guarda che te stanno a. Sì, non riesco più come si toglie qua. Sono distratto col cocco. Ma perché, ma che è tutta sta gente? Ma che succede? Perché tutta sta gente? Oh. E infatti, che razza di questa è? Come cazzo la risolvo io una questa gente da solo? A questa dovresti risolvere rompendo le scatole. Questi. Però mo non ho capito perché tutti. Tutti si stiamo a sparare. Chi è questo? Chi è questo qua? Oh, che palle! Mamma che casino, non ci sto capendo un cazzo. Ma manco io, qua il problema. Io faccio per depredare. E mi parte il cocco. Il cocco? E io spingo per depreda e mi parte invece sta. Anche nelle coste africane. O senti, del Madagascar. Torno al molo, l'aggiusto, la nave che sono senza vita. La nave senza vita. Sì, dovresti. Dovresti, intanto io sto qua a sparare un po' di stronzi. Oh, ma perché vi mettete in mezzo alle scatole? Diceva Michael che sua sorella l'ha spaventato mentre guardava il film del proto alien in Alien Covenant. Addirittura io non l'ho Covenant visto. È bruttissimo, è noioso, cioè non so, succede come non succede niente in Covenant. Io non l'ho visto. È tutto un cianciare sui mostri che arriveranno, non arrivano, poi li fanno vedere un attimo e finisce là. Ma che delusione, ma doveva essere il prequel di Alien, tutta sta roba? Che ti spiegava chi erano gli ingegneri. Mamma mia. Oh, comunque Ridley Scott, eh? Non so dire se è proprio di al top. Ma chi è che mi spara? Ma che vuole questo? Ma fatti i cazzi tuoi, vedi un po'. Veramente, voi non mi vedete, ma mi stanno praticamente sparando dappertutto. Comunque tutti da Xbox giocano, eh?
Sto lottando. Io c'ho il crossplay attivo. Pure io. Mi sa che Ubisoft è diventata una sussidiaria di Xbox, perché tutti i giochi Ubisoft funzionano più su Xbox che... Io c'ho il crossplay attivo, eh. Dovrei vedere. Infatti qualcuno PC lo becco. Quelli PlayStation proprio latitano. Sto gioco. Ma forse non è molto da giocatori PlayStation? Mm? Proprio Ubisoft non è probabilmente da PlayStation. L'hai finito di ammazzare? Io ho depredato tutto. Tanto a qualcosa ti arriva. Credo. Credo, a quanto ho capito. Ecco. E che ancora tu hai una nave molto, molto poco potente, capito? Quindi sono un po' difficili ancora certi saccheggi. Ah, mi posso comprare i vestiti belli. Ah, devi andare. Sì, sì, alcuni poi, vabbè, c'è tanto vestiario. Però 1100 per delle mutande mi sembra esagerato, dai. Sì, a volte forse... delle mutande. Diceva Michael, mi ha urlato nell'orecchio. Ammazza, è stata un po' cattivella tua sorella. Anche se però i xenomorfi non urlano, fanno solo così. Ma comunque a nessuno, pochi gatti interessano di del Blade, eh? Come? Io non sento nessuno, io ieri ero in live da gioco con lo scemo, chiedevo, interessa il Blade? No, no, solo due o tre, mi interessava. Ma infatti io non ho capito perché, infatti io mi sono stupito che l'hanno coperto, ho detto, ma sai perché? Perché se mi ricordo bene, acquisisci il manifesto molto... commerciale, dove devo andare a prenderlo? Guarda, te lo dice sulla mappa, vedi, te l'ho segnato. Dove vedi. Dove vedi dove c'è quel sole. Cavolo. Ci conviene sole. Quindi. Non ci conviene andare di qua, boh? Vabbè, andiamo di qua. No, andiamo di qua. Se vuoi te ci porto io, tanto. So come andare. Fammi andare avanti. Vabbè, fammi fare un po' di cradi. Cose. No, crafting, come si chiama? Prendiamo un po' di qualcosa di. Deve giocare il primo. Quale primo? Mi sono perso. Il Blade. Ah. Che poi il Blade potremmo considerare un horror. Sì. Per esempio il Blade è un altro gioco che non è stato giocato da quasi nessuno, quindi pure. Io mi ricordo che tanta gente l'ha scoperto per via di Xbox Game Pass. Sì. Cioè i classici giochi che tutti ne parlano in questi siti ma nessuno si incula. Sì. Cioè, il Blade mi ricordo che era usannato da tutti sui siti di qua di là. Sì. A ben vedere, perché comunque è stato sì, un no, buon è gioco. Bello, però hai capito quella cosa che... No, no, conta di qua, giù, che... segui me, sono dietro di te. Comunque, dicevi? Ho depredato questo qua, il tizio. Chi? Hiroko, quello che stavo combattendo, la Sgrom Mosta. Ma non credo che l'hai depredato, se non è attivo il PvP. Ah. Vabbè. Comunque seguimi. Che reagisci? Che fa? No, niente. Ah, no. Saccheggio attivo, il saccheggio della cosa, capito. Forse sì, è quello che... E forse è quello che succede. Sì, sì. Ti porto direttamente io lì. Ti porto direttamente, tanto... No, ma sì, ma il Blade, infatti, io l'ho sempre considerato... Secondo me sì, infatti, non ho mai capito... Mi sono stupito del fatto che la gente si era interessata improvvisamente a questo secondo capitolo. Perché è troppo particolare, cioè non... Sì, tutti dicono, capi, poi il gameplay fa schifo, ma che cosa vuoi dal gameplay? Il gameplay è tutta l'esperienza, cioè, in questo caso che bisognerebbe parlare di esperienza artistica che nel complesso nessuno ne parla. Che, cioè, non... Ne io parlano per Cyberpunk, per gli altri titoli, l'esperienza artistica. Non sì, ne parlano io qua. Quello, guarda, sì, quella, quella per me fu la prima volta in vita mia che potei dire... Oh, mi hanno seccato. Headshot. Perché questo sta 10? Questa navina. Perché mi ha seccato questo?
è probabile che tu abbia attivato il PvP, ma non posso affrontarlo perché sta a 10. Mi secca anche a me. Aspetto qua. Ma era una persona? Sì. Che m'attacca? Che m'attacchi? Da dove si attiva il PvP? Non mi ricordo più. Si attiva dalle varie cose. Si attiva dalle... Forse mi pare dagli attracchi. Tanto sto quasi senza so. Da arrivare. È bandiera PvP non attiva, ora è attiva. E era non attiva, quindi quello era un NPC probabilmente. No, è un giocatore. Forse l'hai attaccato. Ma perché non ti immaginavi intorno? Non ce l'ho attiva la bandiera PvP, non mi rompi i coglioni, scusa. Cioè, mi sta qui a girare attorno. Cioè, comunque. Allora, dicevo, devo ancora... Poi mi sono fatto prestare Zelda Twilight Princess versione Wii, dice Michael, e anche Shadow of the Colossus su PS4. Ah, ma allora sei stronzo! Vabbè, proviamo a vedere se riesco a farti un po' di danno, ma tanto non ci riuscirò, tu sei a 10. Figlio di zoccola. Ma com'è possibile che mi può attaccare, scusa? Ma non è che sono giochi che hanno già cominciato a rompere il gioco con l'hacking? Non mi sembra. Madonna, mi ha spaccato il culo. Me ne dovevo andare, questa è la verità. Vabbè, mi avrà fregato tutto il carico, perfetto. Rientro in mare direttamente, tanto ci voglia. Comunque puoi rientrare in mare direttamente, non c'è bisogno che... Vabbè, se vuoi riparare la nave, te... Sì. Aspetta, vedo se posso riprendermi i miei oggettini. Che mi scoccia dover... No, penso che ormai siano andati irrimediabilmente per tutti. Porca miseria. Ah no, c'ho ancora tutto. Bene, bene, perfetto. Allora ti raggiungo là. Tanto io sono più vicino. Io qualcosa l'ho perso. Aridagli è questo. Ma che rompi i coglioni. Ma come fate ad attaccare se non c'è il PvP? Buh. Non so come ha fatto. Continua a seguire imperterrito, eh? Guarda qua. Scusate, mi sono un attimo distraendo che c'è sto tizio che mi... O forse c'è una maniera in cui funziona che io non so. Strana sta cosa. Ah, eccoti. State attento che c'è sto bastardo che mi sta seguendo. Vieni qui, vieni verso il coso, che tanto lì non può attaccare. Ah no, se n'è andato. Vabbè, vieni qua, andiamo verso la cosa a prendere quello che ti serve. Così. Eccoci qua. Qua non ci rompe le scatole. Sbarchiamo. Ah, era giusto, quindi devo sbarcare. Sì. Allora, no, non lo so se bugga. Forse c'è una maniera che funziona che io non ho capito. Ah, si sbarca per davvero, figata.
Ah, beh, sì, in certi punti puoi sbarcare. Cioè, ci sono delle zone che puoi sbarcare, non puoi sbarcare in tutte le isole, però... Ah, qui potrei depositare la cosa. Però sì, io col cazzo. Devi andare da questo. Chissà qua, se più avanti non lo rendono più complesso sto gioco, eh? Secondo me sì. Io c'ho sta sensazione. Secondo me, cioè, di la base scheletrica buona, ottima ce l'ha già. Cioè, lo possono mettere anche dopo il combattimento. Ottieni il rapporto dalla gente del popolo del mare qui. Qui ma qui, devo qui, scendere qui, giù? Qui giù, sì, scendi dove sto io. Tanto se lo segnala. Cioè, dove eri all'inizio? E mi sa che devo salire su. Di oh, questo era il lato dove sono nato. Dove stavi all'inizio? Devi venire. Eh sì. Devi parlare con uno che si chiama Maestro Cacciatore del Popolo del Mare. Allora, comunque, trovato due giochi con ambientazioni di un parco di divertimenti nuovi, Crow Country e Indigo Park. In generale c'è anche... Ah, interessante. Crow Country e Indigo Park. Te ne consiglio uno, io forse lo conosci, è un indie, si chiama Parkitect. Su PC, sta da Michael. Ce n'è un altro, sempre a tema parco. Che? No, comunque secondo me più avanti potrebbero aggiungere il combattimento con le spade, lo potrebbero fare, ma cioè, come ti ho detto, mo stanno inserendo una cosa in cui tu puoi diventare capo pirata, avere un tuo commercio. Probabilmente fondare un villaggio, ma bene, non ho capito, però ci stanno. No, questo qui devi parlare. Devi parlare con questo. Ah, ci stai parlando. Vabbè, poi chi se ne frega della storia. Io della storia di sto gioco non so niente. Infatti, mai. In questi giochi, infatti, non leggo mai niente. Beh. Motivo per cui non ho voluto giocare World of Warcraft. Sennò chi cazzo la leggeva la storia? In Warcraft sei obbligato a leggerlo, fa parte della lore del gioco. Cioè, questi giochi tu prendi le missioni e le porti, vai là, fai quel livello. Ah, ma si è buggato? Sì, no, non credo, perché perde tempo appeso così. Quindi ci devo parlare pure io? Ma ci parlo pure io. Ah, può essere. Dovrei prendere io. Non vedo niente. Belle ste cosette, però. Io che sono rimasto appeso qua. I soliti bug in live che li becco tutti io. No, già il bug. Donna mia. Tanto vendo un po' di cose, ma. Vendi un po' di cose. Cioè, io qua che devo fare? No, perché c'ho la stima piena, non per altro. Ah, però Ubisoft si apre. Come? A me mi risulti qua fermo, bloccato. Probabilmente ti sei buggato, Se... Il negozio funziona sempre, quello. Figurati. Ah, comunque sì, ho capito che ti riferivi, Michael. Crow Country e Indigo Park, come no? Erano i due horror. E quello l'ho chiesto a Luca. Io forse glielo devo ricordare, se è dimenticato. Perché volevo portarlo. E quell'horror ambientato nel parco dei divertimenti che prende lo stile di molto Final Fantasy 7. Ne stanno parlando un sacco all'estero di questo gioco qui. Niente, mi si è buggato il gioco, quindi non so, devo spegnere e avviarlo. Sì. Fantastico. Quindi che... Boh. No, vabbè, provo a rientrare.
Vabbè, io che faccio? Aspetto qui. Se no esco, torno almeno. Io sto arrabbiando. Dovremmo stare ancora in squadra, penso. Boh. Mi arrivo un attimo. Non credo, no. Indigo lo giocherà, dice, perché io essendo che è una mascotte horror. Vabbè, mi devi rinvitare. Ero uscito pensando che... Vabbè. Ah, è andato di là, vabbè. Comunque sì, Michael, quei giochi lì, Crow Country, lo sto sentendo nominare parecchio, lo stanno portando in tanti. Lo voglio portare pure io. Ecco, sono tornato. Organizzo. Oh. Ecco, ciao. Ti avevo lasciato in compagnia del mio amico Doraemon. Non l'ho mai amato io Doraemon, sai? Vero? Come mai? Che t'ha fatto? Nobita! Mi è antipatico proprio perché c'è Nobita che fa sempre l'idiota. Cioè, in ogni puntata questo fa l'idiota, praticamente. E poi c'è le puntate finali sono surreali. Poi questo qua continua a dargli sti cazzo di armi di distruzione di massa, questi ciuschi. Ma sono armi di distruzione di massa quelli. Che qualsiasi essere umano li userebbe per salvare il mondo. Come? Qualsiasi essere umano li userebbe per salvare il mondo. Invece c'è sto bambinetto viziato che non vuole fare un cazzo dalla mattina alla sera e dice ma l'ho trattato male, che poi è vero, i personaggi mi sono tutti antipatici, ti dico proprio la verità. Abbatti squali martello bla 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 e attivala questo. Ok, mi devi invitare però. Sì, mi ricordo come ho fatto prima. Aspetta. Aspetta che ti ho inviato la richiesta. Social. Oh, avrei anche Phil Spencer che può giocare, lo invitiamo. Immagini? No, veramente? È vero. Phil Spencer che gioca. Deve vedere la live. Okay. Sì, se compare nella lista vuol dire che l'ha avviato almeno una volta sto gioco. No, ma Phil è uno di noi. Mi piacciono questi giochi che odiano tutti. No, infatti Phil Spencer gioca le stesse cose mie. Aspetta. Mi sa che ne hai mandato tu? No, va, manda invito, vediamo un attimo se... Ah, c'è anche Fiora online. Adesso lo invitiamo. Lo invito Phil Spencer. Via. Immagini, hello? Who are you? Faccio una figura di merda che non posso rispondere, che non ce l'ho collegato, l'headset. Oddio. E io che gli dico? Ah, ma non credo che ce le abbia abilitate, se non sai quanto ha rotto di coglioni, perché comunque ti accetta chiunque, penso. Non penso di essere io Elite che ho l'amicizia di Phil Spencer. Comunque mandami di nuovo l'amicizia, ma mandami, invitami nel gruppo di nuovo che non mi è arrivato niente. Senti, invio anche la richiesta di amicizia. Invita nel gruppo. Ah, sai perché? Ho capito perché, aspetta. Ho fatto io un errore, aspetta. Se no apro a tutti, metto pure i russi. Ecco, solo su invito, vai, fai pure, fai di nuovo. Ci siamo? Sì. Vorrebbe... Ecco, aspetta, maledetto Ubisoft Connect di merda. Ah no, compare, tipo vedi c'è Michael anche, quindi no, loro sono tutti gli amici in generale. Non sono, quindi non gioca. Cosa Nostra è il giocatore più forte di Sea of Thieves. Oddio, questa cosa mi stupisce. Uno che si chiama Cosa Nostra è il più forte. Incredibile. Comunque puoi rimandarmi l'invito adesso, eh? Ho aggiustato. Dici? Sì, ho aggiustato. Cosa che non è proprio che non vuoi. Niente, faccio come facevano gli antichi, va bene. Pazienza, vedrete brutti ceffi tra i miei amici.
Perché no, dici per che... Brutti ceffi. Eh sì. Eh no, che poi sgamo, cioè, ero sotto copertura, che molti dei VIP non sanno che io ho tra gli amici. Oh, perché posso... l'hai mostrato? Non mostrare, non mostrare. È che mi scorgo. Lo schermo, va. È che è un casino, è riuscito a... Ecco. Sì. Non so perché da dentro il gioco non funziona, devo farlo da fuori. Bah. Allora, c'è un fangame che unisce Resident Evil e Doraemon. Ecco, questo sarebbe per te, Giuseppe. Tu chiami Doraemon. Però se spari a Doraemon a me mi interessa ancora di più. Puoi trovare le mezzine lungo i fiumi e le coste. Abbatti di squali. E niente, dobbiamo andare in mare, penso, giusto? No, penso che in teoria devi ancora prendere qui il coso qua. Il come cazzo si chiama il pass, quello che ti deve da sto burino. Oh, c'ho attivo. No, io ci sono, sono qua, sono qui sempre al solito posto. Dove lo trovo il posto che ora non me lo segna più? Aspetta, vabbè, io vado a senso, per fortuna c'è un buon senso di orientamento. Ah, vabbè, tu che stai a fare qua? Soltanto, cucina. No, sta imbriacato, dice cose senza senso. Ste donne qua, ste donne moderne. Donne moderne. Non dico niente. Non dico niente. Non faccio battute. È pericoloso. Ti bloccherà da capo? Buh. Proviamo, nel caso vaffanculo, la missione principale. Ok, ce l'ho fatta. Ah, esci. Oh, a posto. Possiamo andarci. E dove dobbiamo andare, mo? Ti seguo. Aspetta. Ti aiuto io. Diario. Traccia. Te l'ho tracciato. Ah. Wow. Ah, vabbè, ho capito che devi fare qua. Ma qua dice di quei schiavi martello, è quello? No, questo è quel secondario attivato. No, oh, bisogna andare, aspetta, te lo dico subito, Non era qui, bisogna andare. Cacchio, ti chiama la tomba dell'imperatore, dov'era? Sì, ma perché mi ha attivato sta quest, il brivido della caccia? Non l'avrei attivata tu, Sicuro. Ecco, tomba reale trovato, dovrebbe essere qua. Ma vicino a Senten. Vedere un attimo l'indizio. Ah, no, scusa, non era la mia missione, era la mia missione, quella mia principale. Come non vista. Premi diario, vedi qual è la tua. Mi dice l'icona è vicino alla città. Allora dobbiamo tornare in città. Scusa, ma visto che stiamo qua, andiamo a fare la secondaria a sto punto. Sì. Vabbè, il brivido della caccia. Come vai, facciamo quello che tanto... si può. A proposito, inviato il link del gioco sul gruppo del fangame. Ah, ok, Michael, dopo gli do un'occhiata. Ci do un occhio. Ma come si sale in barca? Che non mi ricordo più, ma... Nuota. Oh, vabbè, vai lì, vai da la costa. Dove sta la costa? Dove eri prima, dove hai preso il coso lì? Intanto io ti aspetto
in mare. Ti aspetto qui, nelle braccia forti di Poseidone. Boh, io mi perdo. Ah, dove sta l'ancora? Devo andare, ok. Sì, bravo. Perfetto. Sto imparando. E poi smetterò per altri mesi di giocarci. E pazienza. E magari poi proviamo a fare una live di queste qua su Skull & Bones, su TikTok o su... Sì, potremmo provare, perché no? O su YouTube. Non so se prendono, non so se Skull & Bones... Però sì, magari qualcuno interessa. O comunque... Consiglio mio personale, se vi piace roba di pirati, vi interessa roba di storie di pirati, visto che stiamo a parlare di pirati, vi consiglio di seguire Radio Pirata. È un buon podcast. Eh? Com'è? Viaggio rapido. Sì, se vuoi andare dritto dritto, proprio veloce alla cosa, fai Viaggio Rapido al villaggio. Ah, ma no, non voglio fare Viaggio Rapido. Salpo. Andiamo a vedere a fare gli schiuali qua. Sì, sei un po' più lontanuccio da me, però mo ti raggiungo. Oh. Ecco, almeno è bellissimo il gioco del cocco. Bello il cocco. Cocco bello. Chissà che poi che si fa col cocco. Beh, c'è la canzoncina. Sembra talco, ma non è. E poi ho scoperto che quella è una cosa che l'hanno inventato i doppiatori italiani. Ma veramente? E ha proprio quel significato per gli italiani. Ma la cosa originale è semplicemente una filastrocca senza senso che fa ridere. E in effetti ci avrebbe senso, visto che quel cartone non ha senso. Sì, è praticamente una filastrocca con l'ippopotamo e... Vabbè, tra due animali, di quei due animali, praticamente la filastrocca. Già capisci che mettere un ippopotamo vestito di salopette con l'antica Grecia ti fa capire quanto Pollon non era proprio un cartone proprio normale. Comunque sai che ci pensiamo? Che noi... siamo una generazione che abbiamo visto i rimasugli. Che senso? Noi abbiamo visto, noi ci guardavamo i cartoni della generazione degli 70 e 80. Ah, sì. Noi ci guardavamo i rimasugli delle precedenti ragazzine. Ma infatti mia madre se le ricorda tutte le cose, Cavaliere Zodiaco, Goldrake. E infatti Tom e Jerry, i Jetson. Come era, aspetta, in italiano? Solo che a noi Jetson, a loro erano i pronipoti. I pronipoti. I Flintstone sono gli antenati. Gli antenati, sì, loro ci avevano semplicemente tradotto in italiano le robe che vedevamo noi. A noi poi ce le hanno ridate nel coso originale, perché ci stava l'inglese, c'eravamo... Invece i nostri genitori ancora epoca tipo residuo fascista di modificare totalmente. Gli antenati. Tipo Spider-Man, non era Spider-Man, però loro l'uomo ragno. Uomo ragno. Uomo ragno. L'uomo ragno. Ragno, uomo. Che poi era tutto fermo, era fantastico l'uomo ragno. Era due frame in croce, era sta testa che... era no, ma infatti che si muoveva avanti e... Il corpo fermo e la testa che si muoveva. Com'è? Non mi ricordo più. Noi ci avevamo il cartone di Spider-Man, quello degli anni 90, che usava quella brutta grafica in CG computer. Che da lì è nato il mio amore per Spider-Man. Perché il cartone era figo. Sì, il cartone è fighissimo. Ma perché poi tocca tutte quelle cose fighe? Il meglio ha toccato. Venom. Perché qui là c'era tutto là dentro: Venom, Morbius, Blade, sì. Daredevil, gli X-Men. Cioè, le toccava tutti le saghe Marvel. Ha proprio fatto bene. E poi era con uno stile della Madonna, fighissimo. Sì. Infatti, mo' cartoni di Spider-Man belli non ce ne sono. Il multiverso, più. Doctor Strange, che è la storia del multiverso, che fa casini. Lizard, che gli dà Madonna mia.
Quando... sì, sì. Gwen Stacy che muore, là muore sia Gwen Stacy e sia Mary Jane. Qua dovremmo cacciare gli squali, ma dove stanno gli squali? Ma non li puoi cacciare, credo, perché non hai, non so se c'è il larpione. Vabbè, inizio del gioco ce l'avevo. Ma la barchetta piccola, forse dovevi prendere la barchetta piccola. Ah, e quindi io così non li vedo gli squali? Non li puoi prendere, non li puoi cacciare. Ecco, questa è un po' una cosa da dover sedere, eh? Non so se si può mettere un arpione dopo più avanti. E quindi io la quest che sto facendo qua, aspetta. Buh. L'hai fatta così per... così. Vabbè, allora andiamo a Senten. A sto punto avevo fatto il viaggio rapido e vaffanculo. Brido, vedi, abbatti squali martello, abbatti coccodrilli ippopotami. Come faccio? Quindi se non posso... Oh, comunque toglimi una curiosità, tu che sei genitore, ma io sto sentendo tanto parlare di questo Blu-ray. Ma com'è sto cartone? Oh, non lo so, non lo vedo io. Ah, okay. Lo vede mia figlia, ma non l'ho mai guardato, è uno di quei pochi che non ho guardato io. Ah, ho capito. Che vedo che è piaciuto anche molto gente più grande. Un po' come My Little Pony, hai presente, no? Mm. Questa non è brutta. No, ma comunque le cose per bambini di oggi non sono brutte, eh. No, no. Hanno solo una grafica strana che ci spiazza, perché noi, per appunto, tornando agli anni 70-90, cioè avevamo quella grafica della Madonna, quelle estetiche della Madonna, questi c'hanno sta cosa stilizzata. Guarda che io mi sto cominciando a incazzare con quelli che parlano... Io comincio a pensare che quelli del web, i vecchi, dovrebbero solo starsi zitti, i trentenni. Non devono dare giudizi su niente, perché... vedendo mia figlia, io sto capendo che le robe della Disney non sono sbagliate. Noi le consideriamo schifose perché ci sta. Ma quali? Quali? Dipende. Quali? Sì, mi serve. Tipo Incanto, dici. No, è che lo stile della Disney non lo capiamo, ma perché per i ragazzini è diverso lo stile. Ah, ma tu parli dei cartoni. Sì, cartoni. Sì, cartoni, ma pure, che ne so, io faccio pure i videogiochi. Che tutti insultano Roblox o i Feminist at Fred. Siamo noi che non li capiamo. Siamo un altro punto. Anzi, dovremmo... io ti assicuro che io amo molto i cartoni odierni della Disney. Cioè, a me mi piace... Non so che cosa gli hai fatto vedere, tipo Anfibia. No, lei mi fa vedere, lei mi costringe. Sì, vediteli perché sono belli, Anfibia... C'è Anfibia, c'è Gravity Falls, bellissimo. Cioè, guarda che i prodotti, i cartoni, la serie loro sono belle, eh? Fanno delle belle... E su altre cose. No, che ma fanno... anche. Ma anche tipo. Io praticamente non lo concepisco il Re Leone, la Sirenetta Nuova. Però a mia figlia piace. Se tu gli metti quella vecchia, mia figlia dice: ma che schifo, pallosa, noiosa. Gli piace solo guardare i disegni, ma non riesce a seguirla. Gli sembra vecchio, mentre la Sirenetta Nuova gli piace di più. Ma la Sirenetta, poi vabbè, Frozen 100.000 volte, che poi a me fa ridere, a me fa ridere Frozen, che io però che l'ho visto mi sono accorto che non è basato su Frozen, ma è la storia di Anna, cioè l'eroina. Sì. È Anna. Sì, sì. No, io allora ammetto che Frozen non lo amo, ma per altri motivi. Però, no, era affazionato in confronto alle cose che vediamo noi. Molto, ma semplice. Neanche la nuova Sirenetta. La Sirenetta io la bacchetto per altri motivi, eh. Non la bacchetto tanto perché non devono avere una Sirenetta nuova, a mio modo di vedere, eh. Perché lancia delle tematiche del cavolo di cui la Disney ultimamente si è fissata, che secondo me non c'entrano niente. Cioè, non dovresti fare il pippotto quando tu parli ai ragazzini, secondo me. Perché i ragazzi non ci fanno caso. No, ma non è normale che non ci fanno caso a quell'età. Ma pure noi non ci facevamo caso a tante cose, se ci pensi, eh. Cioè, noi guardavamo. Cioè, ma quell'età è normale. Cioè, poi ma pure a noi ci hanno mostrato delle robe che non dovevano mostrarci, cioè, ci hanno dato delle idee del mondo sbagliate. Di cose che vedevamo noi. Ma sì. Cioè, normale. Ma poi dipende, cioè poi dipende come cresci, perché poi quella è una fase della vita che dipende da tante altre cose. Poi quando vai avanti nella vita
sono altre le cose perché ti fanno crescere quello. Ah, ovviamente il viaggio rapido si paga. Guarda dove ma so. Paghi con le monete di gioco, eh? Eh sì, sì, però che palle. Sì, lo so. Ma lo fa pure quella cosa di... lo fa pure Forza Horizon 5, non ho mai capito perché. Ah, finalmente c'è il viaggio rapido pure. Ah, giustamente Michael appassionato dice ah, l'animazione vettoriale, sì. Michael è un altro appassionato. Ah, la mia marca sta morendo, che scemo. Mi riparla. Comunque eri già arrivato, eh. Ti dico la verità, Giuseppe. Da dove si vede se posso fare il crossplay? Dalle impostazioni? No, è attivato, è all'inizio proprio. Eh sì, allora lo attiva. Quindi i giocatori PlayStation ci giocano proprio a sto gioco. Secondo me sì. Comunque Giuse, aggiungo una cosa al tuo discorso, non perché stiamo facendo quattro chiacchiere. I cartoni della Disney li apprezzi veramente quando sei adulto, perché quelli, per quanto sia incredibile, sono forse più adatti per adulti che per bambini, perché trattano tematiche un po' particolari, mi segui? Sì, sì, vabbè, ora parli di quelli vecchi. Parlo di quelli vecchi, oggi sì. Poi vabbè, permettiamo una cosa, i bambini di oggi non sono abituati all'animazione di... non ce l'hanno quell'animazione che abbiamo avuto noi, noi ci siamo abituati e non ci... Scusa, ma la quest non è dentro Senten proprio? Sì, devi andare da Scurlock. Nonno, sai quale film Disney che vorrei lo riprendessero? Sì, me l'hai detto, L'Impero del Sole, mi pare, se mi ricordo bene. Non so se lo riprenderanno, non credo. Quello era fatto in 2D, tecnica normale. Ma il diario da dove cazzo, cioè da dove cacchio si impostano le quest? Ah, ecco, finalmente l'ho capito. Tracciamento, alleluia. Comunque, sai qual è il problema del moderno Re Leone? Che no. Hanno fatto la stupida scelta di mettere dei personaggi veri. Nel senso, perché mettere... Però a mia figlia piace di più, per esempio, con la grafica così, che il Re Leone originale. Eppure è uguale, non cambia niente, l'ho visto, è identico, è pari pari, 1-1 l'hanno fatto. No, è diverso, certe cose l'hanno cambiate. È uguale, ma alcune cose perché erano troppo complicate da animare in quel modo, semplicemente. Tipo la morte di Mufasa. La morte di Mufasa. O anche tipo la canzone di Hakuna Matata, delle scorregge. Non veniva ridicolo fatto. Cioè la scorreggia è brutta, fatta. L'hanno gestita in modo diverso, la scorreggia di Pumba, per esempio. Hanno modificato un po' le cose che erano cringissime viste in modalità realistica. In modalità realistica sì, non poteva entrare. No. Ma io sono convinto fino a un certo punto. Però se poi questi li porta in futuro a vedere questi film, ben venga. Questi film nuovi invecchieranno, quelli vecchi no, difficilmente invecchieranno, secondo me. Sì, però in effetti dovrei vederla però sai, dovrei vederla con gli occhi del bambino come la vede. Secondo me il bambino alla fine si diverte, va lì e guarda queste cose, gli animali parlanti, che gli frega. Io penso perché su Inter comunque su ci pensi vanno forte gli animali parlanti, se c'è notizie. Vabbè, lasciamo stare che Striscia Notizie è inquietante, che piace. TikTok ha unito gli anziani e i bambini sulla stessa generazione. Probabilmente la generazione moderna sono i boomer del futuro, perché i bambini, i boomer sono la stessa cosa, hanno le stesse passioni, ragionano allo stesso modo. Incredibile, quindi siamo noi più giovani, possiamo dire. Sì. Noi siamo tipo quelli là. Siamo tipo gli hippie. Siamo gli hippie, sì. Siamo i ribelli ancora. Saremo lì anziani che faremo Abbas, viva il comunismo. Mamma mia.
Madò, che palle pure le... Che me ne frega a me della storia. Vabbè. Infatti non ho capito perché hanno messo sta cosa che gli puoi rispondere. Tanta alla fine che cambia. Infatti. Non penso che ti danno delle ricompense. No. Cioè, lo capivo in un gioco single player, ma qui è lava service. Di dietro ha attraccato una barca a cacchio, eh? No. Che tanto sta succedendo con la barca là dietro? Perché sta dondolando così tanto? È una persona vera che la sta usando, oppure le cose di Ubisoft che succedono nello sfondo? Senza motivo. Io credo che sia già la seconda, ma non sono sicuro di questo. Ancora dobbiamo parlare. Che è successo? Ma che me ne frega a me che è successo? Risparmiati la fatica, ancora più lontano. Oh, via, via, faccio veloce. Michael dice: c'è gente che non gli dispiacerebbe vedere l'intero del suo live action. Sì, potrebbe andare, non lo so. Poi Disney di l'eccellenza hanno la mediocrità, lato parchi loro sono ancora alti, questo è vero. Stanno facendo certe cose con gli animatronic. La Disney che è pazzesco. I loro parchi c'hanno questi animatronic, c'è tipo c'è questo animatronic di Avatar, che dicono uno di più all'avanguardia. Non so se l'hai mai visto. Aspetta un attimo che i vestiti, finalmente mi posso cambiare i vestiti, vediamo. Ti vai all'atelier. Devi andare all'atelier, lì puoi spenderti i soldi in vestiti e farti una cosa carina. Vediamo. Dovrei avere anche i vestiti premium in teoria. Allora mettiti quelli. Peccato per Epcot, per fortuna. Dipende, cioè di quale Epcot. Se intendi la città di Walt Disney, per me per fortuna non si è mai realizzata. Non so se ce l'avevi sta cosa, Giuse. Cosa? Ma penso di sì. Che Disney voleva fare la sua città futuristica, no? Ah, sì. Epcot. Che secondo me riprende parecchio Rapture. Pare che ha preso proprio ispirazione da Rapture. Ah, il parco? Ah, non so com'è andata. Perché non l'hanno più fatto il parco Epcot? Ma c'è il parco Epcot? O l'hanno chiuso? Io sto venendo molto piano perché c'ho la stiva piena di roba. Devo vendere tanta roba. Qual è il premium che hai tu, scusa? No, non lo so. Cosa, come faccio a vedere le cose che ho? Ah, acquistare. Mi hanno messo tantissimi marchi Disney. Ah, ho capito. Cioè c'è poca roba non Disney, ecco, capito. E vabbè. Che vuoi farci? Ma io come lo faccio a girare, Nanz? Che cacchio. Tanto io non te vedo perché mo c'è la pubblicità degli hamburger qui. Te posso capire, Michael, però che devi fare? Non so che dire in questo caso, no? Io ho sbloccato delle cose, dove cacchio le prendo? Collate lì. Cambia aspetto fisico. No, questo cambia il personaggio. Infatti. Oh. Eppure mi ha sbloccato delle cose, perché non le trovo? Devi, non è che c'è tipo un baul. Sì, vai, vai. Ad acquistare equipaggiamenti e poi tu praticamente devi andare a acquistare equipaggiamenti e poi tu devi andare verso dove la sezione vestite e ti fa vedere che cos'hai. Vai, acquista equipaggiamenti, oggetti e devi andare a vedere i disegnini dove c'è il disegnino del cappello, equipaggiamento. Vai, come faccio? Vai ad equipaggiamento, vai, mo ti vedo un po' tardi, quindi io vedrò. Dove sei adesso?
Seleziona quello che tu, tipo, che ne so, quel... Ah, coso... sta roba sbloccato, ma che schifezza. È la roba che hai. Fa tutta una più schifo dell'altra. Vabbè, vedi che cosa ti ha sbloccato, poi decidi, insomma. In teoria sarebbe sta roba qua, vedi, questo che c'ha... Voglio fare una roba cinese ninja. No, non voglio spendere soldi. Fanno schifo le cose premium. Sì. Vai, vaffanculo. La caccia non la devo assolutamente vendere, che sto facendo? Merlin, sono dei geni del marketing. Merlin che cos'è, scusa, mi sono perso. Non è quello che faceva le figurine. Come? Dica, che mi hai scritto? Una parolaccia. Tanto era tutta censurata, quindi non so che hai scritto. Aspetta, ora dove devo andare? Acquisisci birra. Puoi trovare birra sulle navi mercantili francesi. Ok. Comunque te posso fare. Graficamente che ne pensi? Di cosa? Del gioco. Questo. Cioè, sì. No, sembra figo, a me piace un botto. Questo è infatti l'anno. Per quello. Ma in teoria, cioè, tu che giochi gli Assassin's Creed e giochi, è figo come gli Assassin's Creed oppure più bello quando ti muovi? No, io ti ho ritrovato come Assassin's Creed. Cioè Valhalla è così? No, questo secondo me è fatto meglio di Valhalla. Valhalla... Quindi probabilmente Assassin's Creed Shadow sarà la madonna. Sai che a me mi intriga Shadow? A me sì. Però sempre da 10 euro, oppure se ce lo danno come redazione. Se ce lo danno come redazione, infatti. Perché io, allora, la cosa di Yasuke io l'ho seguita, sai, tutta la vicenda. Oggi su Telegram avevo messo una cosina storica che poteva interessarvi, se mi interessa, insomma, leggere. E... ma non lo so che pensare, francamente la reputo una polemica che serve fino a un certo punto, tanto ormai si sa che Ubisoft non è che sono così storicamente mai stati accurati, eh. Alla fine. Cioè, non lo so, a me mi sarebbe piaciuto pure a me a sto punto mettere direttamente un ninja, una ninja, ma mi pare che c'è protagonista femminile. Perché mi fa? Ah, Merlin sono i gestori di The Dungeon, The London Eye e Gardenland. Ah, ho capito. È vero, è capito, sì. Infatti. No, ma Shadow ma lo sai che in realtà che mi incuriosisce di più? Quello ambientato nell'Assassin's Creed ambientato nella caccia alle streghe. Non so se l'hai sentita parlare. No. Ci dovrebbe essere un Assassin's Creed che si chiama Hexen, mi pare. Mm? E dicono che sarà una specie di horror. Un po' più. Ma aspetta, guidato. Quindi Shadow e Jade o Red? Shadow e mi pare che è Red. Ok. Jade dovrebbe essere quello live service che non sappiamo. Sì. Ma mi pare che non so se è quello mobile, non mi ricordo se era quella mobile che non si è più visto, non più sentito parlare. Io dovrei andare qua. Ecco, si vedi, con perché non me lo fa contrastare quello mobile. Però su Yasuke posso dire una cosa, non si era sicuri che fosse un samurai storicamente parlando. Perché Mag probabilmente l'aveva reso suo servitore guerriero, questo sì,
però non poteva essere samurai, perché samurai era un vero e proprio rango, un'elite. Questo sì. E poi di Yakuza sui samurai, giusto, decaduti. Mi pare che sono i discendenti dei samurai, mi pare sì, gli Yakuza, sì. Adesso mo, tutta avevo visto una cosa, non mi ricordo, erano le guardie del corpo del re, quindi i samurai, giusto, le guardie del corpo del re. I samurai erano a servizio di un signore, erano a servizio di vari signori. Ah, ok, pare. Erano guardie del corpo, giusto, tipo. Sì, mi pare più o meno erano, o erano dei signori, erano membri dell'elite alta. Cioè era gente ricca, samurai. Ma è anche vero che infatti nei Suikoden i samurai sono quelli, sì, sono infatti se tu ti giochi Ghost of Tsushima rende abbastanza bene di che cos'erano i samurai. Ghost of Tsushima, infatti, i samurai era la gente ricca. Diciamo, i Yakuza stanno a... alla Yakuza come... come si chiamano? I briganti alla mafia. Diciamo. Ma sei sbarcato? No, sto andando nel posto. Ah, mi ricordo che vidi un documentario sulla Yakuza e mi ricordo questa storia che praticamente fu abolito l'ordine, tipo che era tipo un ordine cavalleresco quello dei samurai, che era una roba a sé, che però erano dei signori feudali, mi pare, membri che erano a capo, diciamo, dello shogun, se mi ricordo bene. Poi io l'ho studiata tutta troppo tempo fa, storia del Giappone, quindi nemmanco me la ricordo bene, però sì. Ma come ti ho detto, erano membri dell'elite alta, non parliamo di gente, non parliamo, diciamo, di un contadino o di altro. Quindi, diciamo, il fatto che Yasuke potesse essere proprio samurai al 100% lo vedo difficile. Ma in generale è una figura su cui non si hanno proprio delle fonti storiche. Ma perché tipo non è una fonte storica dei perdenti, quindi. Sì, è una storia c'è stato, è esistito, però non ha, diciamo, cioè non si sa nemmeno che fine ha fatto dopo che è morto Nobunaga, per dirti, eh. Perché lui era a servizio di Nobunaga, quindi nel gioco staremmo con Nobunaga. Ma che stai a fare? Non ho capito, scusa. Sto saccheggiando per la birra. Ah, ok. Sto attaccando la nave sbagliata, però. La nave dovrebbe essere quella... quella avanti, sì. Perché c'è il simbolo. Vabbè, questo torno te lo devo dare le scatole io. Aiuto. Però la nave con la birra sta scappando fuori dalla cosa, che vuoi? Che colpa mia? No, sto fuori dall'area per fare la quest, ma se sta fuori? È lei che sono uscita fuori. I giapponesi sono razzisti, vabbè, questo sì, però parliamo di un'altra epoca, Parliamo di un'altra epoca in cui... parliamo del 1500 e qualcosa, o 1600. Di quando erano altre tre birre devo prendere. Fatto, te lo... le birre sono qua, te le puoi pigliare. Una birra mi manca. Dai, entra nell'area della quest veloce prima che scade il tempo. Fatto. Una birra devo prendere, sarà nel forziere qua. Ok, consegna birra, chi la devo consegnare la birra? Comunque, secondo te quanto sarà live service, Shadow? Parlando, visto che parliamo di gioco Ubisoft. No, non sarà live service quello. Però dicono che metteranno il solito negozio del cazzo. E vabbè, sarà come Valhalla e tutti gli altri. Ah, servirà niente. Devo tornare in zona, mi dice che devo ancora stare in zona, perché? Devo consegnare la birra. Che mi dici di rientrare in zona? E devi stare qua dove sto io. E là in fondo c'è la nave che ci interessa.
da questo, perché? Ah, ma quello è un giocatore che sto sparando. Scusa, ma perché? Okay. Se la quest è di là, la birra. La consegna. Oh, perché devo stare in questo? Perché dobbiamo stare qua dentro? Uccidi tutti i nemici. Ah, ma forse perché ho avviato un saccheggio a cazzo. No. O forse sì. Eh sì, hai avviato un saccheggio. Aspetta che ti aiuto. Ok. Ma è finito? No, un altro nemico. No, devi ucciderne due. Non so quanti ne... Quindi tu comunque hai qualche aspettativa su Shadow? Più che altro mi piace la cosa, l'ambientazione. Poi se è figo come questo quando scendi dalla nave, mi intriga l'idea. Ma graficamente però, perché alla fine tu sulla nave non è che fai molto qui momentaneamente. Eh sì, cioè, però no, graficamente quando scendi dalla nave mi piace il feeling. Se fanno un gioco stealth alla Tenchu. Che poi sta uscendo pure Tenchu, quindi boh. Ah, lo stanno rifacendo? Diciamo sono rumor, ma sono attendibili, te lo dico io. Buono, sono contento. E vabbè, secondo te perché From Software ha acquisito il team di sviluppo di Tenchu, ha pagato i diritti per riabilitare Tenchu e non fa un Tenchu? Sono proprio stronzi. Infatti. From Software sarebbero proprio stronzi. Acquire è una subsidiaria, un team sotto From Software ora. Sì, sarebbero stronzi. Oh, qua mi dici che devo tornare al saccheggio, ma perché devo stare nell'area del saccheggio? Ma non ci puoi stare a forza, te ne puoi anche andare. Eh vabbè, andiamo a fare la quest, devo consegnare le birre a quella nave. Vabbè, andiamo a consegnare le birre. Abbiamo rubato le birre ai francesi. Comunque mi piace sto gioco che facciamo del male fra i merda di francesi. Però è strano, l'azienda francese ha fatto una cosa contro i francesi. Vabbè, a forza. C'erano solo francesi, francesi, inglesi, olandesi. Questi sono quelli che... Non è che c'era molta scelta. Però perché non hanno fatto pro francesi contro gli olandesi? Da. Gli avrebbero rotto le... non sono gli americani loro. Non sono... Penso che i francesi... Hai visto come fanno? No, cioè, non è che sono molto... Non ci vanno per il sottile. Che? Hai fallito il contratto, come mai? Come mai? Ma lo devo ammazzare. Ancora sti francesi che mi rompono le scatole. Cosa devo saccheggiare allora? Comunque ritornando a parlare di Shadow, quello che mi è difficile più che altro dopo Ghost of Tsushima, quello è difficile. Ghost Ma io non Tsushima... posso ripararmi, mannaggia, non c'ho pezzi. Dicevo Ghost of Tsushima lo considero una sorta di Assassin's Creed, solo che non c'è Assassin's Creed, non ci sono gli assassini. Quindi cioè, quello che non mi è piaciuto è che non hanno mostrato alcun gameplay. Potevano farlo vedere qualche gameplay. L'hai consegnata a birra? Non lo so. Comunque ragazzi, chi c'è in live, che ne pensate voi invece di questo Assassin's Creed Shadow? Dite un po' la vostra anche, perché tanto alla fine... E soprattutto che vi piace, che cosa vi sta sembrando Skull and Bones ora che lo state vedendo. Finalmente diciamo, ho giocato. Due persone che lo apprezzano, perché stranamente noi l'apprezziamo. Beh,
Anche se mi avete visto un po' imbranato all'inizio, ero preso la mano da capire. Sì. Da capo. Sì, ma è facile, non è una cosa complicata. Neutrale, ma è così, dice neutrale rispetto a Skull and Bones. Ah sì, Skull and Bones è su Shadow. Eh sì, è corretto. Ci può stare. No, ma pure a me senza mettere che mi frega poi così tanto. Ma incredibilmente pure io sono stato abbastanza. Per quanto diciamo è. Vabbè, tu dici sempre, ma poi ti fionderei a comprarlo correndo. No, questa volta no. Questa volta devo resistere. Oh, finalmente mi posso cucinare da mangiare. Cioè, nel senso, non lo so, preferirei aspettare quando ci saranno cose più concrete. Vedremo, vedremo. Sì, ma quelli Assassin's Creed fanno 30.000 anni prima, poi non mostrano niente. Vi ricordate a Valhalla che tipo c'era quella live che mostravano solo un disegno del vichingo per 3 ore di live, lo tizio che disegnava, ma vaffanculo. Poi il gameplay non era un granché, perché a Valhalla avrà venduto tanto, ma secondo me non era un granché. Infatti non ho capito perché Valhalla ha venduto così tanto, cioè secondo me il miglior Assassin's Creed fatto finora. E poi Ubisoft più che altro fa ridere, va di moda una cosa, fanno, cioè, non di moda i vichinghi. Infatti il Blade è arrivato in ritardo. E il Blade forse ha sbagliato, doveva uscire 2 anni fa, quando andavano di moda sti cazzi vichinghi, tutti i giochi basati su vichinghi, God of War, Valhalla. Quanta roba è uscita? Ma stanno uscendo tutti sul Giappone feudale. Il periodo. Adesso la gente è fissata col Giappone feudale. Anche se alla fine col Giappone tu dove caschi sempre bene. In che senso? Praticamente sono tutti diventati giapponminchia. Ah. La gente legge solo manga. Ma allora è vero che Phil ti accetta su Xbox? Ah, beh. Boh, non lo so, io ce l'ho. Ma io c'ho un sacco di gente su Xbox, quindi. E un sacco di VIP su Xbox. Non so perché. No, vabbè, quelli che c'ho che sono VIP, che sono diventati dopo VIP loro. Quando li ho aggiunti io non erano famosi. Non erano né youtuber famosi né giornalisti famosi. E diciamo hai creduto in loro fin da quando non li conosceva nessuno. Io sai che non mi ricordo dove cazzo li ho aggiunti. Io penso in qualche magari qualche forum. Sì, in qualche forum che cercavo disperatamente a giocatori Xbox 360 e me li aggiungevo. Vabbè, Phil Spencer me lo sono aggiunto nel periodo Xbox One, cioè P3 era il nickname, quindi tu vai a cercare su Xbox P3 lui, cioè neanche ci vuole tanto. Il game tag ce l'aveva detto più volte che il suo game tag era P3. In questo momento lo odiano tutti a lui, poveraccio, come se fosse stata una sua scelta di chiudere. Non ci fosse stato Phil Spencer, andassero a fanculo tutti, saremmo ancora più. Perché Phil Spencer che ha creato Bethesda è praticamente. Se non andava Phil Spencer a dire a Todd Howard fai uscire su Xbox Morrowind, Bethesda non avrebbe mai fatto uscire i suoi giochi su console. E tante altre cose che ha fatto, i giochi From Software che abbiamo, tutte robe di Phil Spencer che è andato a parlare quando fu. Adesso ce l'hanno tutti con lui perché l'hanno preso un come grande Phil Spencer. Sì. Ora sarà Bond o non so come sarà, se sarà bravo, ma Phil Spencer è una leggenda. Cioè, è una di quelle persone di stima del videogioco che ha salvato l'industria dei videogiochi. Per me. Ma è un videogiocatore, capito? Cioè sa ben di quello che parla. Sì. Ora per carità, io non è che voglio fare la sgiolinata a Phil Spencer, nemmanco mi conosce, però per ora mi sembra si è comportato abbastanza bene. Cioè l'ha fatto di Xbox che ha chiuso sti studi, io non capisco perché le persone improvvisamente si svegliano e dicono
Adesso, vabbè, quello poveri... stronzo di Pregianza là al London Studio, non parliamo di sta cosa. Mentre poi fa una cosa, la stessa cosa Microsoft, e comincia a sbraitare. Ma vai a ipocrisia, portami via. No, ma sì, cioè, ma proprio come a vedere le partite di calcio, sembra. Sì. Cioè, ti, come si incazzi per London Studio del... che poi Arkane sono studi del cazzo, cioè non Arkane, quelli Bethesda, i studi che... cioè non è che hanno chiuso chissà che studi, a parte Tango, però Tango fino a prova contraria nessuno interessava, soprattutto i giornalisti. Sì. Adesso improvvisamente esce Hi-Fi Rush e dicono no, ma come? Oh yeah. ma infatti sì. Cioè assurdo, i giornalisti, cioè nel senso Luca Forte e Zave hanno stroncato Ewy Within. Ewy Within hanno stroncato. Perché era troppo difficile. Che... meglio Resident Evil, non riesce a tenere. Ma vai a fare in culo. Cioè... e poi spero che Luca Forte e Zave non stiano piangendo Tango, sennò. Aspetta, sto facendo tutta... una cosuccia. Sì, sì. Tutti a... cioè, ora che sono stati chiusi gli studi, tutti si sono ricordati di questi studi. Humanite Studios, nessuno ha mai narrato le gesta dello studio per Prey. Vabbè, là nessuno gliene frega, tutti Arkane gli interessa. Però Arkane e Austin, pure quelli, quando è ammazzato gli hanno dato in testa quello studio. Pure Prey non è che è stato preso bene dalla stampa, eh. Ricordiamo che quando uscì con noi videogiocatori, cioè a me non me ne è fregato un cacchio, perché io stavo incazzato con me testa. Però anche Prey ha subito veramente delle mazzate dalla stampa. Quindi, mo, di che stiamo parlando? Vabbè. Ipocriti. Ipocriti, sono sempre ipocriti. Oddio. Ma no, guarda. Io sta... ma perché sai che cosa mi ha dato fastidio più che altro? Mi dà fastidio il fatto che improvvisamente tutti si trovano ad essere i difensori del lavoro. Succedono ste cose, non pensiamo praticamente al fatto di questi che hanno perso il lavoro. Scusa. Il problema è tutti quelli di Sony che hanno perso il lavoro. Cioè, nel senso, il problema è che quando lo fa Microsoft si parla. Sony ha licenziato un sacco di gente. Pare Sprite l'ha licenziati là, fai come cazzo si chiama quello studio, l'ha licenziati parecchi. Division Studio, anche quello ha licenziato, c'è stato tanti licenziamenti. Ed Byrne, l'autore di Smug, Project di Socom, era stato assunto per creare un nuovo videogioco dentro Bungie, pure quello è stato licenziato per dei tagli da parte di Sony. Oh yeah. Cioè, ma ce ne rendiamo conto? E lì nessuno ha sbraitato pure là. Cioè, Ed Byrne che se ne va licenziato. E ora spero che stia facendo in modo indipendente il gioco che stava sviluppando per Bungie. Magari esce ed è una figata pazzesca, glielo metto in culo a tutti. Sì. Però nessuno ne parla, capito? Queste cose, perché sono collegate a Sony, non si dice che sta facendo danni. E uno dice che noi siamo fanboy, siamo fan. No, odiamo l'ingiustizia. Cioè. A me non mi frega un cacchio di Microsoft, anche se sto giocando da Xbox qua. Non ho, alla fine io non potevo usare anche PlayStation, se fosse, anzi io volevo comprarmi PlayStation 5. Lo dico apertamente. So che non è valida per me l'offerta e non l'ho comprato proprio su Xbox. Ma io ero propenso, io non vedo l'ora di comprarmi una PlayStation, ma non... la PS2 che non trovo un motivo per comprarmi PlayStation. E non vuol dire essere fanboy che sono attaccato a Xbox. Anzi, Xbox One per esempio l'ho saltata io, perché pure Xbox One non l'ho trovata adeguata. Ma è normale, se non ci ognuno sono fa i suoi... ognuno fa i suoi conti in tasca. Invece qua basta che si parla, capito? Io sto attaccando che mi dà fastidio che non hanno... no, qui in questo... in Cugin, noi siamo nati perché odiamo queste due pesi e due misure. Gli indie vengono massacrati a priori, le AAA vengono difesi. PlayStation sempre brava, le altre aziende cattive.
anzi no, Microsoft è cattiva, perché per esempio pure Riot o altre aziende non è che gliene frega niente a nessuno di scrivere la news incattivita quando fanno o falliscono, fanno un, fanno un errore, un passo falso. No, Ubisoft solo ora, ma quanti anni ci sono voluti per avere Ubisoft che viene trattata anche un po' male dalla stampa, un po'. Prima veniva sempre osannata, nonostante che faceva porcate su porcate Ubisoft. Infatti poi si è visto, si è scoperto. Infatti ancora oggi mi fa abbastanza ridere vedere Ubisoft che ancora, dopo tutto quello che è successo, tenta ancora di avere la faccia pulita, eh? Mm-hmm. Cioè, di sembrare ancora un'azienda pulita... Inclusive. Vabbè, lo fa pure in modo spudorato, fa tipo le cose. Cioè, mi ricordo in piena cosa di razzismo, misoginia, omofobia. Cos'era? Che gioco era? Che fecero mostrare solo omosessuali, cioè praticamente erano solo neri, cinesi, omosessuali che presentavano il videogioco. Sì. Non mi ricordo che videogioco era, non mi ricordo più, boh. Forse era, mi pare che forse era proprio Odyssey. O Phoenix Rising, forse era Phoenix Rising, forse era Post. Non mi ricordo, c'era una presentazione che era... A volte Raiders Republic, cioè era il periodo di Raiders Republic, mi ricordo. Che praticamente facevano quei... magari li prendevano così che magari ruoli non importanti. E un nabbo di Xbox. Scusa un attimo, io sto facendo un paio di cosette e sono un po' distratto, Quindi un po' ti raggiungo subito. Chi è? Un gatto. Sentite un gatto. Ma veramente devo andare rapine in alto mare? Soldati francesi, accampamento. Sto andando fuori dai bordi della mappa. Ok. A posto. Un po' di robina che ho fatto. E penso che per il momento va bene così, no? Poi insomma vedi tu. Ok, mo ricomincio, eccomi de nobbo. comunque sì, tutto il discorso che hai fatto a bordo, che cazzo volete, via. Il discorso che hai fatto lo capisco molto bene, guarda. Siamo sempre alle solite. Boh. È una cosa che io non comprenderò mai, guarda, per certi atteggiamenti, certi ragionamenti. Allora, a proposito, Marco dice che ha fatto richiesta, me l'ha accettato, non so se si riferisce a quel... Spencer, penso. Ah, ok. Sì, accetta tutte le amicizie. Reggianza è un egocentrico, sì, parecchio. Ma usa pure multiplayer per fatti suoi, addirittura oggi gli hanno chiesto fai vedere il trailer, parliamo di Hellblade 2. No, non mi interessa, me lo guardo per fatti miei. Cioè, porca puttana, è l'evento del mese Hellblade 2. Sì. Cioè... Boh. Cioè, Hellblade 2 è l'evento del mese e poi è uno studio della Madonna, il Ninja Theory. Che fosse piacere o non piacere, ha fatto tanto, ha fatto bei giochi, che cazzo. Infatti, poveretti questi Ninja Theory, per una volta che hanno i riflettori si meriterebbero, dai un po' di coccole su, almeno una volta nella vita, almeno una volta. Cioè, hanno sempre fatto le cose arrangiate, ci sono sempre barcamenati, hanno fatto sempre bei giochi e sono sempre stati schifati, cioè Everything's World è passato in sordina, Enslaved lo stesso non è piaciuto tantissimo, DMC fischiati,
sapevi perché si erano permessi di toccare. Perché poi, no, alla fine, quella era pure una, un universo da parte, quindi non avevano toccato nulla. Cioè. Che poi io capisco, pure io a volte sono cacacazzi su certe cose. Lo capisco, non voglio essere quello che. Come vede, però a mente fredda uno dovrebbe ragionare e dire, ma in fin dei conti bisogna guardare il gioco e vedere se veramente va ad intaccare quello che è stato il passato. No, ma un gioco nuovo non intacca il passato, cioè io dico, poi può piacere o non piacere, però no, cioè, le nuove produzioni non intaccano mai niente, come ora la gente si sta scatenando per il Corvo, quando in verità il Corvo fa riferimento, il nuovo Corvo, al fumetto, vabbè, non sta. Il nuovo fumetto è così. Oddio, l'aspetto non tanto, però... Ma in teoria è quello tipo l'ultimo Corvo, quello con i tatuaggi, il trapperino, che è proprio nel fumetto, è così, Sì, quello nuovo, cioè praticamente hanno fatto un 1-1 col fumetto. Ma infatti vedrai, ora che uscirà Shadowman 2, le persone, cioè Shadowman, il videogioco di Shadowman, che si prende dal fumetto e non è una cosa a capocchia come il videogioco, vedrai che altro casino succederà. Sì. Tu non hai visto il nuovo Shadowman come sarà? No, ancora non sapevo neanche che c'era un sequel, ti dico la verità. Lo so, l'ho fatto, solo cugine ne ha parlato in Italia. Lo so, però sono stato un po' distratto ultimamente, quindi no, non lo sapevo. Quindi do questa do questa predizione. Ok, la faccio dopo, dai, non andare. Lo so, però dai, di quello che devi dire. Aspetta. No, faccio questa predizione. Quando uscirà il nuovo Shadowman, il reboot di Shadowman, la gente si lamenterà, urlerà lo scandalo, quello non è Shadowman. In verità poi io Z uscirò l'articolo che spiegherà, l'articolo che ha spiegato che quello si rifà al fumetto, il fumetto è così, il design del personaggio. Ok, vado io, pian piano ti raggiungo, tu vai avanti. Boh, io non sto capendo cosa sto facendo. Dovrei star facendo la quest. Affonda Royal Luis. Questi mi stanno sparando. Ok, e questo è fatto. Devo capire chi è Royal Luis. Naturalmente starò andando a sbattere come un pazzo, ma pazienza, non fa niente. Per il contenuto questo è altro. Allora, dove cacchio sei finito? Che te sto a raggiungere? Questo è l'escort. Quindi non mi voglio stai dicendo in poche parole che il nuovo. Cioè, c'è stato fatto un sequel del secondo fumetto. Quindi c'è un sequel del Corvo nel fumetto. Perché io ce l'ho il fumetto, l'ho letto, cioè, io mi ricordo che il primo Corvo si basava su quel design lì. Ah, il Corvo, no, io sto parlando di Shadowman. Però sì, il Corvo, il nuovo fumetto del Corvo, sì, è così, con questo qua che quindi è tipo un trapper. Anzi, in teoria l'hanno reso figo, cioè in teoria ci avrebbe pure la panzetta, ma pure il primo Corvo era un po' bruttarello in confronto a Brandon Lee. È vero. Ma perché era uno stile tutto molto, come ti posso dire, grezzo. E poi piange molto nel fumetto, tantissimo. Ma veramente tanto. Non so se tu ti ricordi quanto piange il protagonista nel fumetto. Tanto che io quando l'ho letto, perché io avevo visto prima il film, e quando ho letto il fumetto ho detto, ammazza quanto piange. Non che ci sia niente di male, visto che in fin dei conti, se sapete la storia del Corvo, non è che proprio si parla di allegria, però mi stupì. Cioè, Brandon Lee gli ha dato una bella spinta al Corvo. Ma tu l'hai messo quel segnalino, sì? No.
Vabbè, ti raggiungo. Io devo trovare sta cazzo di Royal San Luis della puttana di tua madre. Ah, l'ho trovata. Ora madre. Ed è quella con 4 che io non potrò mai battere. No, non puoi, perché se devi vedere il livello. È di livello 4, ma è la quest. E tu che livello sei, scusa? 3. E comunque ricordati, devi ogni tanto aumentare l'equipaggiamento. Cioè, nel senso, devi aggiungergli le nuove da Senten. No, qualunque cosa, cioè in teoria. No, quando vado alla base devo potenziarmi in teoria. Ma se vai a Senten, naturalmente se trovi il Fabbro c'hai i progetti, sì. Però di solito nelle missioni principali ti dà delle cose che puoi mettere alla nave, gestisci nave, ce lo puoi fare in qualunque attracco. In qualunque porto, insomma. Devo trovare un porto. Mamma mia, ancora sto rompicoglioni. Niente, io qua non ce la faccio a batterlo questo. Devo andare in un porto. Ah, quindi non era un giocatore. Giuse, quello non era un giocatore. E che cosa era? È praticamente un nemico che è parte dell'evento che c'è stato. Ah. Che c'è stato un evento. Dite un po' fa. L'invasione di un pirata leggendario che si chiamava la peste, non mi ricordo. Tu stai arrivando da me, ma io sto morendo. Siamo sicuri che ce la fai a darmi una mano? Sì, ce la faccio. Se ti fermi un secondo arrivo. Però cerca di non farti colpire, perché sto arrivando. No, mi sto nascondendo infatti dai nemici. Io non ce la faccio. Sono 3 navi di livello 3 e uno di livello 4. Ce la fai, no. Hai una nave troppo piccolina, ancora poco equipaggiata. Arriva. Eccoti là, eccomi qua, indietro di te. Ah, dice, allora anche il caso Jason Rubin, non Watch Dogs 2. Oh, Jason Rubin che ha fatto? Non mi ricordo. Oh, mi ricordo cosa Jason Rubin. Che ha fatto? Non mi ricordo. Cosa c'entra con... Cosa c'entra Rumi? Deve essere stato tutto un tuo discorso, quindi un po' me lo so perso, quindi sarà inerente a qualcosa che hai detto. Quindi pazienza. Proviamo ad abbordarla sta nave. Quale? Stai abbordando? Questo stronzo ci penso io, che pensi? No, da abbordare, non me la distrugge. Andiamo. Ecco, adesso la puoi abbordare. E non si può abbordare? Bordo. Bordata? Dai. Vabbè, pigliati il contenuto. È dietro di te il contenuto. Allora. Vieni da me che ti devo far vedere la nave che devo colpire. Sembra che era stato cacciato dai sogni i tempi di Jack 3. Ah sì, ho capito. Stai riprendendo tutta quella gente che è stata cacciata. E Jason Rubin che è stato cacciato da Sony nel periodo in cui c'era Jack 3. Sì. Ma infatti sono curioso, questi giorni di che avete parlato quindi riguardo questo fatto di Microsoft, che io non ho sentito alla fine tutto sto chiacchiericcio che fanno. Boh, non mi ricordo più di cosa abbiamo parlato. Ecco, vieni il tuo nonno, dammi una mano, seguimi. No, c'è pure la nave di livello 10 in mezzo. Aia, quella ti distrugge. Ma voi perché sta qui in mezzo alle scatole, scusa? Ma che volo questo? Boh, comunque devo arrivare a quella dietro, vedi, l'ho marchiata, la St. Louis devo fare. Per la quest. Affonda St. Louis.
sta cazzo di navetta. Questa qua dietro. La vedi? Scusa? La vedi? Non ti vedo, scusa. Dietro di te, dietro di me? Questa qua. Questa grande? Questa gigante? Questa di fronte a me. Ah, ok, aspetta, ora la colpisco. Ma ti faccio vedere, la sparo io, così ti faccio capire. Senti, ho visto. Peccato che c'è questa... questa da del livello 10 che rompe un po' le scatole. No, non mi devo mettere a mo' di... sempre a culo. Ecco. O comunque è incredibile sto gioco come ti piglia. Cioè, ma infatti... nonostante... sì, questo infatti... qua è più da portare su TikTok e altre cose, quindi... sì. In live. Vabbè, altro sperimentato, dai. Sì, sì. E che palle, c'è di un'altra nave di quelle grosse. Si stanno... ma perché TikTok e mo si possono fare addirittura le live? Sì, sì. Oh. Pure su YouTube. Ma sì, vabbè, su YouTube lo sapevo. No, non in sapevo. Verticale, cioè uguale. Ah. A cioè TikTok. Contemporanea. No, che palle. Ma ste barchette piccole, che cazzo volete da me? Che palle. Se sono quelle che rompono il cacchio. Forse quella da 4. Quella da 4, gestendomela con calma, riuscivo pure a buttarla giù. Comunque, se ci aggiungono il combattimento di spade e altre cosine. Vabbè, per prendermi a me. Perché a me tre ambientazioni fanno cagare: lo spazio, i pirati e il western. Quindi se mi riesci a farmi piacere queste tre ambientazioni, vuol dire che hai fatto un buon gioco per me. Sì. E pensa a questi tutti sti, cioè pensa a sto gioco come era nato in development hell. Eppure l'hanno abbastanza salvato, dai. Non ho ancora capito precisamente che cosa si aspettava. Cioè, io sentivo la gente che diceva che si aspettava un Black Flag, praticamente. In verità mi aspettavo solo le navi, non mi aspettavo manco Spotty Shen. Che poi un pochino alla fine simula quello che succedeva realmente nelle battaglie navali, eh? Immagino. Difficilmente, cioè... difficilmente si cercava di andare direttamente allo scontro, soprattutto perché non sapevi quanti uomini avevi sulla barca. Riusciremo a buttare giù la vera barca che mi interessa con queste carriole piccole. Ok. Dunque... la barca è di fronte, vedi? La vedi? Ma tu lo vedi i segnalini di questa? No, però ho capito. Questa di fronte, ho capito. Mo la sparo. Dai che è quasi morta pure. Aspetta che c'è un po' di nebbia e quindi non vedo. Il fatto è che non mi aumenta lo yard perché devo buttare qua fuori. Figlio di zoccola. Ma secondo me a sto punto potrebbero anche metterci leggende piratesche. O quanto so hanno aggiunto i mostri marini, mi pare, sai? Sì, con queste mappe comunque puoi fare tante cose. Ostile, una causa del membro del gruppo. Secondo me. Okay. Boh, non lo so, sto leggendo le cose che mi danno.
Nonno, su Spotify è stato pubblicato l'host del tuo amato Silent Hill, The Short Message. Oddio. Basta. O comunque, per esempio, quel Short Message è amato dalla generazione i giovanetti. E grazie al cazzo, non parla altro che di sentimenti, di quanto c'hanno il male dentro. Anche tu a quell'età ti sarebbe piaciuto. È un po' come Dawson Creek, mettiamolo così. E così Dawson Creek funziona sempre, che vabbè, Final Fantasy X. Appunto. Anche oggi si discuteva nel gruppo di gioco Colosseum proprio di guarda i Final Fantasy. C'è gente che a cui piace, però alla fine Final Fantasy X io mi ricordo la storia vagamente. Io mi ricordo solo, cioè le storie me le ricordo, non me le ricordo davvero, io ho questa fortuna che posso, dove, me le dimentico le trame. Però mi ricordo vagamente che sono degli sfigati, ovunque vanno sono seguiti dalla sfiga. E poi Tidus manco si tromba Yuna, cioè c'è sempre quel coso erotico che sta lì, stanno lì per lì. Almeno Cloud, cioè riesce a bombare, nel senso entra veramente nel cuore, c'ha la possibilità, che poi noi non lo sappiamo se l'è bombato o no, però c'era una storia d'amore migliore, insomma, dai. Infatti, mentre lì è tutto un coito interrotto continuo tra Tidus e Yuna. Sì. Cioè, ma Giuse, ammettiamo una cosa, ma possono passare i secoli, ma tanto alla fine la sostanza è sempre quella. Dawson Creek, fine. Cioè, Beautiful, la soap opera. Beautiful, Beverly Hills, 2.14, che cazzo si chiama quello. Poi se vogliamo fare una cosa un po' più pesante, Melrose Place, che c'è l'omicidio di mezzo. Comunque vorrei fare un rewatch di tutte ste cose io. Ah, aspetta, qual era mo che stavo pensando che è Gossip Girl? Non mi ricordo. Ah, mentre Final Fantasy VIII è Gossip Girl. E c'è la zizzania della strega che mette la zizzania. Ma pure quello sempre adolescenziale. Sì, Final Fantasy VIII. Sempre sì. Lì. C'è solo col dal 16 e mi pare anche Type Zero. Possiamo considerare un po' più adulti. Anzi, mi pare anche quello il 3. E il 7, dai. Vabbè. Vabbè, dicevi, no, di. No, vabbè, i primi sono 6, tutti i primi per me fino al 7. Poi dall'8 cominciano una scacchiare peggio dell'altro, però tipo il 9 a me non piace, però è un bel gioco, pure con una bella trama scritta bene. Sì. Sia il game mechanic e gameplay che la trama scritta bene. Facciamo la quest e poi salutiamo la mappa del tesoro qua. Non te la traccio. Sì. Cloud e Sephiroth. Non a cosa ti riferisci, Mike? Ma comunque io mi domando veramente come potrebbe mai piacere ai ragazzini una cosa cervellotica come Silent Hill 2. Troppo no. Cervellotico per i ragazzini d'oggi, che sono distratti. E infatti funziona bene Short Message. A me no, però... Ma poi i ragazzini di oggi sono abituati al filone Five Nights at Freddy, quel tipo di horror penumbra, amnesia. Inutile che ci proviamo, la roba che piaceva a noi non piace più, che poi sì. Dai, per certi versi per certi versi, se prendiamo un Dead Space o Resident Evil, alla fine non è che facciano così paura, cioè, solo all'inizio ti fanno cacar sotto, poi diventano dei videogiochi divertenti. Ma io parlavo giusto dei Silent Hill, dei Soma, quel tipo di horror mi riferisco io. Soma, che figata, ma no. Cazzo, insomma, ti mette inquietudine, eh? Ma senti, sto gioco lo continuiamo a giocare io e te? Eh? Io starei tutta la notte a giocarci questo gioco. Ma è proprio tutto, e poi Ubisoft non ci manda le cose. Sta facendo chiacchierare parecchio, eh? Eh sì. Peccato che non è un gioco che tira la gente a guardare, mi sa. Ma non credo, perché sto gioco lo odiano. Però è bella l'idea, vedi qua che sto camminando. Tu stai con me sulla... Sì, certo.
Sì, devono aggiungere due o tre cosette. Secondo me dovrebbero aggiungere la possibilità di fare caccia. Oh, alla fine Sea of Thieves era una cacata primordiale all'inizio, poi è diventato un signor gioco, quindi... Sì. I fan di FNAF potrebbero giocare a Silent Hill, dice. Secondo me sì. Ma sì, ma... Cioè, sì, sì. Cioè, non è... Cioè, nulla è inaccessibile. Quello che dico solo io, cioè... Quello che dico solo io è che si metterebbe Lori a giocare un Silent Hill 2 a 1 a stare a pensare ai vari simbolismi, a tutte quelle cose. All'inquietudine umana. E che attenzione, non faccio di tutta un'erba un fascio. Cioè, ci sono persone e persone, dipende dalla sensibilità di ognuno, però... A me il fatto che... gli piace Short Message, mi lascia proprio, cioè, Short Message non c'entra proprio un cazzo con Silent Hill, ma proprio un cazzo, cioè è una storia di un adolescente che ha delle problematiche, che ok, va bene, è buono che se ne parli di queste problematiche perché possono succedere, però con Silent Hill non ci azzeccano un cacchio, perché non lo so quanto ci puoi mettere la storia di un adolescente in una cosa come Silent Hill. Ma tu devi prenderlo che è un discorso, per l'appunto è solo un brand. Sì, è solo un brand, sì, questo assolutamente, però... Significa gioco horror. Cioè, se sì, pensi anche a Kojima, vedi che Kojima che cazzo voleva farci col brand. Di certo non era Silent Hill la roba che voleva far Kojima. Come? Kojima col suo Silent Hills, per me non voleva fare un Silent Hill, va a vedere che altro gioco... Era OD, sicuramente. Pure lui... Ma sì, ma è sì, l'IP ma... che significa gioco horror di Konami. Basta. No, questo ci sta, però vabbè. Dico solamente che se lo ambienti, se usi il termine Silent Hill, non me lo puoi ambientare da un'altra parte. No, cioè, non te le puoi cambiare le cose all'improvviso, perché il problema di Short Message è che cambiava, metteva delle cose per dire ah vabbè. Quello è solo tutto un effetto Silent Hill, l'effetto psicologico, bah. Cioè che praticamente cancella tutti i Silent Hill usciti. Cioè toglie tutta la storia del culto, del fatto che Silent Hill c'è tutta una particolarità, il lago c'ha un potere particolare, cioè metteva delle cose che... Come per dire, Silent Hill può succedere dappertutto, ma non è così, cioè le cose che succedono a Silent Hill prima di tutto non sono... Ah, e che poi... Mettevano tra parentesi che tutto era inventato da parte della mente, ma non è così. Quello che succede è reale. Cioè, chi va a Silent Hill va per espiare i peccati. O va perché c'è la questione del culto che ha fatto delle cose. Eh sì. Cioè... Come distruggere una trama della Madonna. C'è tutta una particolarità, cioè Silent Hill. Non dico che non puoi sperimentare, lo puoi fare, l'hanno fatto con Downpour, che nonostante sia stato odiato, a me piace Downpour. Dove stai, nonno, col tuo avatar? Che salutiamo il pubblico, dai, direi di chiudere la live. Dove sei tu? E dove stai tu? Non ti vedo. Io stavo qua all'inizio, sempre a Salpali. Madonna, mi sembra che te ne vuoi andare dalle isole. No, no, che ne so, io giravo, stavo parlando e nemmeno stavo a guardare. Vabbè, ti vengo a trovare. Vabbè, ti aspetto qua. Vediamo se posso stare a fare... Cos'è l'aumento del vigore? A che serve? Che cosa mi hai detto? Il tuo gruppo soffrirà dell'aumento del vigore. Silent Hill è uno psicologo gratuito. Beh sì, mettiamola così. Spero di non essermi perso come al solito. Vabbè, ti aspetto qua tanto. Cioè, nel senso, Shattered Memories ha sperimentato bene con Silent Hill, cioè nel senso le cose diverse si possono fare, non dico di no. Ma infatti per l'appunto basta mantenere la lore della storia di Silent Hill per quello che sì. Vuoi.
se vuoi fare una cosa nuova, mantieni un po' quello che è stato, fai la cosa nuova, però mantieni un po' quello che era il setting di Silent Hill. Cioè, come ti posso dire? Non ti muovere. Non mi muovo. Ecco, vediamo se riusciamo a salutare. Okay, dimmi, vediamo, Vita indica. Vabbè, si saluta. Salutiamo, ecco. Ragazzi. L'abbiamo fatto pure. Ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatto pure coordinato. Che benissimo. Vabbè, dice Michael, Lost in sottofondo della live mi stranisce ancora. Vabbè, ci può stare. In che senso la musica è di sottofondo? Ma è partito qualche pubblicità della vagina o dei assorbenti? No. Che a me partono un sacco di pubblicità degli assorbenti, non so perché. Ma cosa mi traccia che ho bisogno degli assorbenti, non lo so. No, perché stava lì la musica che senti sottofondo è la jungle mix delle migliori canzoni jungle di PlayStation 1, quindi è ambient, tra ambient e jungle, non è una cosa figa la playlist come sottofondo, perché per l'appunto purtroppo ho avuto problemi tecnici con la scheda d'acquisizione, non si sente l'audio di gioco, quindi abbiamo fatto questo esperimento. Questo era un esperimento di live, stiamo sperimentando in questo periodo, quindi a quanto pare adorate più le live chiacchiericce con la faccia mia bella. Non so cosa ci trovate di attraente in me, però. sì. Non mi devo lamentare, anzi. Che trovano interessante il mio faccino che ciancia per ora. Però volevo portare perché volevo sperimentare, perché a me piacerebbe tanto farvi vedere un sacco di giochi. Chissà la settimana prossima cosa portiamo. Se c'è il nonno. Comunque ho scoperto questa qua, la Super Boost, la San Benedetto. Non è sponsorizzata, no, ADV, non ci pagano. È una figata pazzesca, è meglio della Monster. Costa solo 1 euro. Io sono un tossico di caffeina. Beh, grazie di tutto per essere stati con noi e ci si becca al prossimo lunedì. Ciao! Il grog è buono.